Sono i dettagli che fanno la differenza. Non, non privarti del parla. Per il tuo benessere visivo ti aspettiamo in Vietnea 81 a Catania. Ottica Italia, ottica Italia. Se cambi il modo di vedere le cose, le cose che vedi cambiano. Cerchi un mutuo per comprare casa, necessiti di liquidità per ristrutturarla? Nessun problema! Affidati al consulente del credito, Salvatore Platania, un professionista che da oltre 15 anni opera nel settore creditizio. Grazie alla convenzione con i principali istituti di credito, sarai accompagnato nella scelta del prodotto di finanziamento più adatto alle tue esigenze. Chiedi una consulenza gratuita allo 095 61 41 916 o 340 28 68 612. Lo trovi a Sant'Agata Libattiati presso la Agenzia Chiron, all'interno della Galleria Bellini, in Via del Bosco 16D. Agente regolarmente iscritto all'organismo OAM tramite Agenzia di Mediazione Creditizia con numero M39. Pianeta Catania. Catani. La voce della passione rosso-azzurra. <ride> Amici di Pianeta Catania e di Radio Amore Dance 87.8, buon mattino e bentrovati. Bentrovati alla nostra classica trasmissione dedicata alla magia rossa-azzurra. Un saluto da parte di Max Licari, in diretta alla piscina comunale La Playa, questo giovedì 18 marzo, in compagnia di Piero Italia. Di Max, buongiorno agli amici di Pianeta Catania, buongiorno agli amici di Radio Amore Dance, buon mattino. E allora hai preparato le trincee, no? No, Oggi, uh... oggi parleremo del parossismo delle trincee, esatto. cosa... il, il quindicesimo Il, quindicesimo il quindicesimo parossismo, parossismo del, del, del cosa... Catania, no? Del, ah, del, del, ah, del, Catania. del Catania oggi. Ma tu sei pronto, eh, le barricate le hai, le hai preparate, <ride> eh, okay. ragazzi. Ma... Posso dire una cosa, ne abbiamo passate così tante sì. che questa sostanzialmente non è nulla. Cioè, diciamo, eh, stiamo parlando un, del nulla rispetto brodillo. a quello che abbiamo passato negli ultimi anni. Quindi, sì. Comunque, sempre, sempre qualcosa diciamo fa numero. Fa numero, fa numero. Fa numero e fa numero pesante. Lo avremmo evitato, dobbiamo volentieri, essere sinceri, lo diciamo volentieri. anche a, agli amici della, della società del, del Catania. Lo avremmo evitato quest'anno ecco l'avremmo evitato una situazione del genere evidentemente ci toccava per la famosa legge di marfi ancora il periodo diciamo nero non si è concluso è e quindi speriamo che questa situazione possa migliorare anche a, a, a livello di legge di marfio <ride> eh, per quanto riguarda la prossima stagione perché quando le cose devono andare male poi vanno anche peggio, anche peggio. Ne parleremo, ne parleremo stamattina, ovviamente in relazione alla sconfitta di ieri del Catania um, a Torre del Greco, una sconfitta... Mi sembrava che volessi dire a San Pietro de invece. No, no, no a, Torre Torre del Greco, del Greco. a Torre del Greco, che è, è la, la squadra diciamo meno attrezzata di tutto il campionato, perché a mio parere Bisceglie e eh, Pag Cavese, secondo me, hanno qualcosa in più rispetto alla Turris eh, ieri si è toccato veramente il fondo. Eh, penso che non si possa andare più, più giù di, rispetto alla prestazione che ha offerto il Catania ieri, sia da parte dei giocatori, sia purtroppo, mi consta dirlo, da parte dell'allenatore che eh, diciamolo subito, già dopo il derby aveva sostanzialmente segnato la fine del su della sua avventura a Catania, perché in ogni caso a meno di miracoli, e voi sapete perfettamente a cosa ci riferiamo, qualcosa di eh, impossibile sostanzialmente, a meno di miracoli non sarebbe stato riconfermato, perché dopo diciamo, pre una prestazione come quella di Catania Palermo a Catania lo sai perfettamente che hai concluso la tua, la tua avventura. Eh, però non pensavamo do dobbiamo essere sinceri perché mh, bisogna essere onesti intellettualmente. Non pensavamo che si potesse arrivare a questo. Eh, pensavamo che si potesse finire eh, più o meno, più o meno, tranquillamente il campionato, fare quello che si doveva fare, che eh, più o meno quello che ci aspettavamo. No? E poi chiudere, chiudere questa parentesi e ricominciare in altro modo con altre risorse e sapete tutti bene a cosa ci riferiamo e invece probabilmente anche i giocatori anche i giocatori perché la colpa non è solo di Pino Raffaele anche i giocatori eh, hanno inteso far sì che finisse in maniera diversa devono assumersi così come l'allenatore, tutta la responsabilità di quello che sta accadendo, perché è facile poi alla fine scaricare tutte le colpe su un, un solo personaggio e non è così, e non è così. Quindi, eh, però, è ovvio che adesso dobbiamo parlarne perché la situazione si è configurata in un modo che pensiamo non possa più eh, permettere all'allenatore all di, di, di Barcellona Pozzo di Gotto la permanenza sulla panchina del Catania, seppur in una situazione societaria così insomma, particolare. Questo, questo è, questa è la, la premessa che volevamo fare, poi adesso ne, ne parliamo perché ci sono tanti nomi, tante situazioni che si possono sviluppare. Beh, Max, hai, detto, hai fatto un sunto rapido, ma hai raccontato un po' la, la situazione attuale del Catania. C'è un po' di confusione no? e, e questa confusione poi la vedi riflettere. Assolutamente sul campo, eh, ci sono idee, che, che, soprattutto da parte dell'allenatore, è vero che la responsabilità, come dicevi tu, non può essere solo del tecnico, e anche ieri, nella, nella gara di ieri, nei 90 minuti di ieri, ha cambiato ben quattro moduli, diciamo, quindi sì. evidentemente non hai le idee chiarissime. No? Molta, molta confusione. C'è molta, molta confusione, hai finito eh, con… Il solito 4-2-4 no? dove speri di riuscire a, a portare a casa almeno un pari, eh, ma non fai altro che ingolfare la zona offensiva e non, eh, e non produci niente, niente di buono. Tutto un finale a centrocampo con Itzico e Maldonado. Cioè, mh, che, eh, non lo commento, diciamo, <ride> perché non credo che sia eh, diciamo. <ride> bisogna spendere delle parole a proposito, a proposito di, de, del, del finale però quello che tra virgolette rim, rimprovero in parte al tecnico è questo di non aver eh, dato nonostante siamo ormai a metà marzo una vera e propria identità a questa squadra eh, ma questo sin dall'inizio del, del torneo è vero che ha avuto tante difficoltà perché anche questo qua non è un alibi lui non li ha mai Cercati, non li ha mai eh, tirati fuori però non ha mai avuto tutta la rosa a disposizione eh, per magari sviluppare le sue idee però ehm, diciamo che confusione ne abbiamo vista tanta perché soprattutto eh, quando punti a inizio stagione su questo giocatore adesso noi non diciamo che sarà potrebbe essere la panacea di tutto però quando chiedi alla società questo eh, metronomo del centrocampo ci riferiamo ovviamente a Maldonado e poi eh, lo utilizzi come lo stai utilizzando, evidentemente non hai le idee chiarissime sul progetto tecnico e tattico della squadra. E quello che abbiamo visto ieri rispecchia un po' l'andamento della, della stagione. Quindi, oh, eh, poi è chiaro che una squadra non può dipendere solo da un giocatore, deve avere delle alternative. Però non è diventata. Cioè l'alternativa è diventata eh, primaria rispetto al progetto sì. praticamente e quindi hai creato questo, questo disequilibrio che è anche poco chiaro, sì. è, è vero che devi anche di partita in partita eh, organizzarti per, rispetto all'avversario, però devi tentare anche di imporre il tuo gioco. Eh, in questo modo credo che... Eh, è difficile seguirlo secondo no, me, no, anche eh, sì. no. Ma facciamo un'altra premessa perché abbiamo sentito e sentiamo tante di quelle cose. No? Eh, la situazione del Catania è chiara, uh, tra l'altro. Le scelte, eh, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tecnico, scusate, vengono voi lo sapete. No, cioè è inutile che lo ripetiamo perché magari qualcuno lo dimentica. Le, le, le scelte tecniche vengono condivise dalla. Parte tecnica che è composta da Maurizio Pellegrino e lo stesso Vincenzo Guerini e ovviamente anche Raffaele. Attenzione perché anche Raffaele ha dato il suo contributo anche importante. E Giota Copina, che fra l'altro eh, ha eh, da poco eh, fatto comprendere come eh, non ci siano dubbi sul fatto che rileverà il Catania perché eh, sapete benissimo cosa, cosa è accaduto. Cos'è accaduto qualche giorno fa per quanto riguarda gli stipendi da, da pagare per quanto concerne Marzo. No? E quindi eh, è ovvio che eh, in una situazione del genere un personaggio come Tacopina vedendo quello che si è visto ieri a, 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 a Torre del Greco reagisce in un certo modo e l'allenatore ha, ha segnato sostanzialmente il suo destino. Però non dimentichiamo una cosa e questo non lo deve dimenticare nessuno perché è la realtà dei, dei fatti. Che il Catania non può permettersi determinate eh, operazioni perché è monitorata costantemente. Okay? Quindi per poter cambiare l'allenatore bisogna che il buon, eh, il buon Raffaele rescinda il contratto e venga sostituito quel contratto con un altro eh, di, pari, di pari livello. Non si possono fare po perché io ho sentito delle cose fuori dal... Prendiamo non si Marcello Marcellorino. Non, non, non si possono sostituire contratti di un certo tipo con altri più onerosi. Perché non lo si può fare. Non che non lo vogliano fare, anche volendo. Anche, anche, fare. anche se Tacopina dicesse: Non vi preoccupate, Carusanza, pigliamo a Lippi quando ci vogliono 3 milioni, ci metto io Intanto pigliamole. Non lo si può fare. Non so se è chiaro. Non lo si può fare, quindi, quindi è chiaro che se Raffaele va via, come sembra, va via rescindendo e, e, e... Con la sostituzione di un profilo similare, infatti, oppure non rescindi il prossimo che viene, viene gratis. Eh, no, no, non ci sono alternative. <ride> non ci sono, o cioè, gratis, o quasi? O, o so quasi. quasi oppure fai l'abbiamo la, la, detto tante volte: soluzione interna, guerriglia, certo. ecco. Ma a quanto pare eh, non si va a quella direzione. Perché, infatti, si sta facendo il nome di Baldini, sì. che è l'ex tecnico del, del Trapani, che è un altro profilo. Uh, di, di, diciamo. di natura addirittura inferiore rispetto a quella di Raffaele perché Raffaele a, a aveva già fatto un paio di anni l'anno allora, scorso è eh, premiato come sì, uno dei migliori sì. della serie C eh, ehm. ma aveva già fatto Raffaele un paio di anni esatto, importanti sì. in, in C ha fatto bene col Potenza Baldini no, Baldini ha avuto un'esperienza con il Trapani in B Trapani che era una società sostanzialmente fallita, <ride> estemporanea estemp yeah. un'esperienza estemporanea in cui è stato esonerato e, ma non è che fosse colpa sua, attenzione, non è che stiamo arrivando Baldini e già stiamo dicendo, certo. no, no stiamo, stiamo prospettando quale sia la realtà, ok? Quindi eh, questo lo dobbiamo avere sempre chiaro, quindi o si finisce con Raffaele o no, e, e sembra che non sia possibile, o non si finisce con Raffaele, arriva un altro, soluzioni interne, alla fine la situazione poi più o meno è quella. Sappiamo perfettamente qual è, dobbiamo concludere con dignità questo campionato. Ecco, bravo, hai centrato eh, la dignità, la dignità. La che ieri e ecco. eh, da qualche settimana di dignità se n'è vista poca. Perché l'abbiamo detto in tutte le salse, non ci aspettavamo un campionato tanto diverso da questo a livello di numeri, a livello di classifica. Va bene, il Catania sta rispettando il suo programma, però la dignità no. La dignità non bisogna perderla in campo. Quando no. indossi la maglia del Catania, la dignità la devi. E ieri eh, abbiamo visto delle cose che non ci sono piaciute, no? Ma non solo ieri, c'è una nell recidiva. Nell'ultimo periodo, nell nell periodo, periodo, nell periodo c'è la recidiva, questo è quello che ti fa pensare, perché questo è il punto. Perché puoi perdere anche a Torre del Greco, non, uh, non è quello perché il calcio lo sappiamo, Max. Di partire, ne abbiamo viste tante a tutti i livelli e a tutti i livelli succede che. L'abbiamo eh, ricordato in tante occasioni che il Liverpool prende 7 se gol, 6 gol sì. dall'Aston Villa in casa, quindi può succedere qualsiasi cosa in una partita di calcio, però la dignità no, la sì. dignità non la devi perdere, quello è quello che ha disturbato ieri tantissimo tutto l'ambiente rossa-azzurro, soprattutto i tifosi, quindi questa è una cosa che eh, non ci fa assolutamente piacere e vorremmo vedere da, già dalla prossima partita sicuramente un atteggiamento sì. diverso. Sì. Ma bisogna giocarsene le sì. gare bisogna giocarsi bisogna correre bisogna lottare bisogna sgomitare e... però, però Piero eh, non è una questione soltanto di allenatore perché la dignità, no, no, chiaro, la, dignità no, la, no, la devono mettere in campo anche tutti, i giocatori e devo e dire che tutto loro io sono molto stupito perché fino a un certo punto no, del campionato io avevo seguito il percorso di Raffaele e di questi ragazzi no e eh, avevamo ben, chiaro, ben chiara quale fosse la situazione. Si tratta di ragazzi che non sono il top della categoria, in qualche caso c'è qualche buon giocatore che può fare bene anche ad alti livelli, però inserito in un altro contesto, però si, tra si trattava di giocatori che avevano fatto un gruppo, che lottavano su ogni palla, a me erano piaciuti, devo essere sincera, sì, sì, ma... lottavano su ogni palla, eh, sputavano sangue per la eh. maglia e ottenevano anche dei discreti risultati, perché terzo, quarto, quinto po'... Eh, Nell'ultimo periodo mh, questa cosa non è più accaduta. E quindi ci siamo interrogati non solo sull'allenatore, no? perché non è che stiamo parlando qua, ragazzi, stiamo parlando di Lippi, come dicevo prima. Stiamo parlando di un, di un allenatore di categoria, ecco, di, di categoria che non ha avuto esperienze di grande, di grande livello in grande piazza, e questa era la prima, diciamo. ma anche per, per quanto concerne i giocatori. E a, a, cominciamo a nutrire qualche, qualche, per, qualche perplessità, ma non perché si sbagliano i rigori. Perché il Catania, se ieri piccolo segnava, probabilmente la partita la poteva anche vincere perché, veramente la Turis era qualcosa di inguardabile. però la, la, la realtà è questa: e col Palermo, se non sbagli quello, e con quello, se e non sbagli quello, e non col Mari, non... ragazzi, non si, così non si va: cioè con i secchi e con, con i ma, non si va da nessuna parte. Ci sono delle, delle pecche non solo tecniche, ma anche di carattere strutturale, psicologico, caratteriale, qualcosa si è rotto all'interno di questo spogliatoio che stava andando bene. Stava andando molto bene. E quindi siamo molto preoccupati per questo, ma non perché avessimo delle velleità, perché non le avevamo. Cioè, adesso il Catania è settimo in classifica era quinto, era quarto ma, non, ma, ma ho quarto, quinto, sesto, settimo ottavo, quello che arriverà il Catania No, que, quello che arriverà quello che sia. Quello è, non è che noi potessimo pensare che questa squadra avesse le chance di poter vincere i playoff, perché solo un, un illuso a livello non so, di, 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 di camicia di forza poteva, poteva pensare, però a livello di dignità avevamo molte molte aspettative, perché questi ragazzi ci avevano fra virgolette abituato bene anche l'allenatore devo dire sì, sì. e invece e ultimamente così non è stato anche quindi, perché l'abbiamo sempre detto il materiale che ha a disposizione insomma non è, che è di eccelsa caratura quindi stavano facendo magari mh, anche qualcosa in più rispetto a quello che era nelle previsioni diciamo diciamo però, perché c'è stato un momento sì. che il Catania era a, a due o tre punti al secondo posto quindi e ci stavano entusiasmando per un attimo. Ci abbiamo anche creduto. Io, non, non, non ho, man mano, anche da questi microfoni, non, non ho avuto difficoltà a, a, a raccontare la mia, la mia idea. Non mi aspettavo una cosa del genere. È vero che, comunque, le squadre di, di Raffaele, l'abbiamo detto anche in altre occasioni, anche il Potenza dello scorso anno, no, che ha fatto molto, molto bene nella, nella prima parte della stagione e poi nella seconda parte. Va, è andato sicuramente peggio, è andato male possiamo dire un po', si sta ripetendo un po' la stessa storia no? anche qui a Catania ribadisco ha avuto tante difficoltà nella, nella gestione di, 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 di tecnica della, di questa squadra con tanti infortuni tante, tante, tante defezioni però eh, quello che specie e ribadisco al 18 di marzo non ha, vedere questa guarda che non ha un'identità cioè questi continui cambi di modulo sia di partita in partita e poi anche all'interno della partita stessa sì. all'interno della partita stessa fanno capire che non hai le idee chiarissime non hai le idee chiare. è vero che i giocatori devi far ruotare tutti e così via noi pensiamo che il calcio sia una cosa semplice no non, non, non credo sia complicatissima ieri Quasi si è voluto complicare la vita eh, con delle scelte. Anche in questo caso, eh, la partita col Teramo è stata già leggendo l'11 che è sceso in campo. Eh, tutti quanti ci siamo un po' siamo sobbalzati dal, dai divani, dalle sedie insomma, perché ci siamo delle scelte un po' avventate. Ieri eh, la stessa cosa, cioè Max. Eh, No, però sono scusami, Tante, tante scusami situazioni Tiero, che... io vorrei rispondere sì. a Melo perché Melo dice: Ah, parlate dell'allenatore, ma che colpa ne ha se ci sono giocatori che non azzeccano un passaggio? Ma forse non, non ha seguito il ragionamento che abbiamo certo. fatto noi. Abbiamo detto esattamente il contrario. Abbiamo detto che le colpe non sono, non sono solo dell'allenatore, dell no, probabilmente non, ha, non, non si ha, è messo, gli è mancato un pezzo. Gli è mancato un pezzo. Gli manca man un pezzo. Melo, lo abbiamo, quante volte lo dobbiamo ripetere? È chiaro che l'allenatore ha le sue colpe, ma non, ha, non è, è unico una combinazione colpe, di è, responsabilità. Però, però quello, quello che vorrei sottolineare io, Piero, è questo, che eh, questi, questi giocatori eh, probabilmente a un certo punto hanno pensato di poter fare qualcosa in più rispetto a quelle che sono le, sue, le, 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 loro, possibilità. le loro possibilità. E forse lì qualcosa è, 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 si, è, si, è, si è rotta, perché eh, io, io, l'emblema, no, l'esempio, no, il paradigma di questa situazione è dall'olio. Fin quando si è giocato con umiltà, eh, con, anche seguendo l'allenatore, scelte giuste, scelte sbagliate, perché non è che eh, sulle scelte di Raffaele parliamo da, <ride> da, da mesi e mesi, anche quando le cose andavano discretamente bene. No? Eh, ma così come per qualsiasi allenatore, perché eh, cioè, si, si, si discute di Conte, si discute di, di, di Pirlo, di... si può discutere eh, benissimo anche poi di, se è di Raffaele, lo diciamo sempre: però dico. Eh, eh, da, il paradigma è dall'olio, dall'olio è un, un discreto mediano, mediano di serie C, discreto mediano di serie C, che non è di gran lunga più forte rispetto ai mediani che abbiamo visto ieri giocare nella Touris, lo possiamo dire con molta... il livello è più o meno quello. A un certo punto ha no, pensato della turismo. Mi è sembrato anche Vabbè, più educato. Lasciamo. Lascia. Certo... No, io sto parlando di mediano, sì, proprio sì. c'è cioè uno tecnicamente limitato che comunque ci mette il fisico. No, ma sto facendo un esempio. No? Dico, a un certo punto: questo giocatore ha pensato di poter prendere in mano una squadra come il Catania, e il... purtroppo, caro Melo, de devo essere sincero: lì la colpa non può che essere dell'allenatore. Perché, non, perché Melo non glielo diciamo, non gliel'abbiamo detto noi di assumersi le, di assumere la veste di regista del Catania a Dall'Oglio? Ma sto non stiamo creando il cosiddetto capro, no? Cioè, cioè non è che, eh, non è che la colpa, di colpa di sia di Dall'Oglio, noi chiaro, stiamo facendo no. solo un esempio di quello che è accaduto e per quale motivo eh, Raffaele è andato situazione. a cozzare contro il famoso iceberg del, 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 del Titanic. Eh, <ride> <ride> quindi, cioè, non è che non gliel'abbiamo detto noi non è che io una mattina mi sono svegliato ho detto io in qualità di eh, presentatore del, di, di Pianeta Catania di speaker di Pianeta Catania Caro dall'olio Arus big di big a Squaccia eh, e comincia a, a fare lanci di, di 40 metri alla Platini, non gliel'ho detto io gliel'ha detto l'allenatore e io, io mm. penso che eh, eh, il famoso Iceberg eh, mh, il mister lo abbia preso per questo perché lui fine in fondo, coerentemente si è affidato ai suoi, anche fino alla partita di ieri, si è affidato ai suoi, a quelli di cui si fidava, a quelli che si era fatto prendere anche a, a gennaio, a gennaio. E, e anche di fronte all'evidenza, perché è chiaro che non ti sono, non ti, lo possiamo dire, non ti sono riusciti, ok? Anche eh, se ieri per esempio in difesa non è che avesse no, tante alternative. Non aveva alternative, eh? però si poteva, dici no, si poteva cominciare in bisogna, maniera bisogna, diversa. Beh, eh, però bisogna, bisogna sottolinearlo. Eh, non ti sono riusciti e, e, e quando tu con coerenza vai a sbattere contro l'iceberg poi ci sbatti però non devi dare le colpe a nessun altro perché se tu vai a sbattere contro l'iceberg e ti era stato detto tu sei coerente, hai voluto portare avanti le tue idee fino in fondo e però poi te ne devi assumere la responsabilità e penso che il mister se le stia, se le stia assolutamente assumendo perché anche ieri il mister poteva benissimo in una partita come questa giocare con la difesa a 4, anche se riteneva che non fosse... perché poi quando ha giocato con la difesa a 4, ragazzi, il Catania nell'ultima mezz'ora ha giocato con la difesa a 4, con Maldonado, eh, centrocampo. Con Maldonado a centrocampa a 4, con una sorta di 4-2-3-1, no? Eh, poi alla fine è diventato anche un 4-2-4, ma comunque... Diciamo a un certo punto ha giocato con con, con ha giocato a un certo punto con, sì. un, con il 4-2-3-1. Ci ha messo dentro Maldonado, Manne, che sono i giocatori, soprattutto, Mannei, il giocatore più in forma del, del, del Catania, e lo ha dimostrato anche ieri. E il Catania ha fatto 4 azioni da gol. Rigore. Eh, e, tre, e tre azioni e tre, e tre occasioni, occasioni tra tra in cui di piazza ne ha sbagliate due davanti alla porta e un'altra Clayton che, ha, che, essendo un difensore, lo possiamo anche comprendere eh, cosa, cosa abbia fatto. E, e, e la Turris, e, e la Turris non, non, ha, non, ha, non ha toccato palla in, que, in quella metà. Quindi tu potevi anche benissimo cominciare in quel modo, e beh, invece hai voluto coerentemente riproporre il tuo, il tuo, il tuo gioco ha messo Piccolo che non ce la faceva dall'inizio dall che e avevamo, magari poteva preservarlo eh, avevamo, poi giocarsi eh, l'ultima mezz'ora Avevamo pure. detto magari mettiamolo nell'ultima mezz'ora che qua, quando sono stanchi infatti il, il, il Piccolo è tecnicamente il giocatore più forte del Catania però non poteva reggere tutta, tutta la partita a me, ha, ha giocato con, con, ancora una volta con Dall'Oglio Regista con, con Welbeck che non ce la fa più perché Welbeck non ce la fa più e que è la... cioè Welbeck ha sbagliato 20 passaggi, ma perché? Perché, perché non può impostare lui? Cioè, era chiaro che quella, che quella strada non fosse, non fosse la strada giusta, e invece il mister ha pensato: Io ho Russotto, ho piccolo, giocatori tecnici che possono inventare un po' di gioco. Ripropongo questo e ha sbagliato. Perché poi, alla fine, quando tu perdi sbagli. È ben chiaro. basta, è finita ma non è che la colpa eh, sia del, solo ed esclusivamente del, del no, mister No, ribadiamola ancora una volta è chiaro, no. ah, responsabilità no. anche di chi scende in campo è chiaro okay. che le prestazioni sono sotto gli occhi di tutti non, ma ribadisco non è solo la partita a Torre del Greco ci, ci sono le partite col termo, c'è il derby ci sono altre prestazioni che lasciano davvero perplessi quindi è il momento di, di tirare le fila e di capire esattamente come terminare dignitosamente questo, questo campionato? Queste, eh, questo mese e mezzo che rimane, insomma, no, noi vogliamo vedere gente che indossa la maglia del Catania e che alla fine dei 90 minuti, insomma, sudi la maglia, ribadisco, lotta e, e combatte. Perché vedere quello, spettacoli come quello di ieri, francamente, di, eh, eh, ripeto, c'è la recidività eh, di altre prove, diventa davvero complicato perché Capisco le assenze, capisco tante cose, però non, non, non è ammissibile no, vedere uno sì. spettacolo come quello. quello Piero, ieri. io vorrei anche dire una cosa che riguarda un po' la, la società, la parte tecnica. Perché giustamente eh, eh, sto, stavo leggendo, ci sono Marco Motta e, e anche altri amici che dicono: sì, però eh, anche Pellegrino, Guarini devono assumersi le loro responsabilità, soprattutto per quanto riguarda il mercato di gennaio. No? Io, io su questo vorrei fare una riflessione. Allora, dal punto di vista, eh, come, come possiamo dire, generale, no? Ma anche in relazione al rapporto che c'è in questo momento con Tacopina, eh, la parte tecnica del Catania, e noi lo ribadiamo, aveva un compito a inizio, a inizio stagione. Quello di traghettare questa squadra eh, a una, eh, un campionato tranquillo in cui non si rischiasse nulla e se, se, se c'era la possibilità di farlo, no? di poter fare qualcosa di carino, arrivare ai playoff, eccetera, eccetera. E da questo punto di vista il, 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 la parte tecnica, quindi non solo Maurizio Pellegrino, ma anche Guerini, lo stesso Raffaele, hanno eh, adempiuto al loro compito. Perché il Catania è salvo sì, no, no, è, è salvo. già, sì. cioè, già stare... Quindi, da questo punto di vista, non è che si possa dire che abbiano fatto male, hanno fatto quello che potevano fare con le risorse che avevano, cioè risorse non, non eccezionali. Poi è chiaro che si può andare, no, Perché non c'è nessun problema. Si può andare nel, nello specifico. Il mercato di gennaio. Il mercato di gennaio è stato portato avanti e, e vorrei che fosse chiaro a tutti. In assoluta eh, sinergia con Tacopina e il suo staff. Quindi, se ha sbagliato Maurizio Pellegrino, ha sbagliato anche Tacopina e il, su, eh, e il suo staff, ovviamente, perché sono scelte condivise. Quindi, se Marco Motta dice che Maurizio Pellegrino se ne deve andare, è legittimo, attenzione, ma se ne deve andare anche Tacopina a questo punto. Ma Tacopina non ce lo possiamo permettere che se ne vada. Tacopina è chi, è chi per lui, ovviamente, il suo. Eh, la, ver la, verità, la verità, caro Marco, è questa che non si poteva fare tantissimo altro con le risorse che c'erano a gennaio. Andiamo ad, andiamo ad analizzare. Noi lo avevamo detto: se tu prendi giocatori come Russotto e di Piazza, sai perfettamente cosa ti metti dentro. E devo dire che se li sono messi dentro con una testa completamente diversa rispetto al passato, perché stanno, da questo punto di vista stanno facendo non bene benissimo. Si stanno comportando in maniera ineccepibile, sia Russotto sia di piazza, ok? Dal punto di vista, diciamo, caratteriale, l'attaccamento, eccetera, eccetera. Però tu sai bene che se ti metti dentro un giocatore del genere sai cosa ti possono dare? Russotto è un giocatore tecnicamente, l'abbiamo visto, mh, superiore no? rispetto agli altri. Però è discontinuo. Ti fa una partita buona e, e, e in due partite non ti tocca palla. E nelle ultime due partite non è, andato, non è andato al massimo perché è un giocatore discontinuo e non è al massimo della condizione. Uno, di piazza tu lo sai, se prendi di piazza è un giocatore che puoi sfruttare solo in determinate, in determinate situazioni. Ieri di piazza ha avuto due occasioni e le ha fallite, ma non era la prima volta. No, eh, perché l'abbiamo vista anche a Terni. L'abbiamo eh, vista a Castellammare. Castella Stabia. Stabia ha, ha sbagliato 4-5 eh. gol. Che se non li sbaglia il Catania eh. ha 8 punti. E in questo momento è Tezzi in classifica. E noi diciamo che Raffaele è il miglior tecnico della Serie C. Dobbiamo essere onesti quando parliamo. Ok, se tu prendi un giocatore come quello, sai benissimo che non prendi un goleatore e che non è uno freddo davanti alla porta. Basta. Però, però una volta che tu lo sai, basta, non c'è più niente da dire. Jose e Sales non sono riusciti. Ragazzi, è la verità. Dobbiamo allora, dirlo. Ragazzi, sono giocatori... Però Max, non è che siamo uh, qui Jose e Sales. Jose e Sales, sappiamo bene anche che tipo di carriera uh, hanno fatto. Uh, cioè, quindi... sono. Sono questi esatto. Esatto. Cioè, però le, le, li ha voluti il tecnico, li ha voluti Quelli, il tecnico. quello dobbiamo dirlo. Cioè, li, li pellegrino però ha è, però lì Pellegrino però seguito gli aspetti Baresi. Ho capito lì Pellegrino ha seguito certo, le indicazioni del chiaro, tecnico, ma anche e quelle indicazioni non sono lo possiamo siamo, dire nel, che non sono riuscite. Certo, eh. Nel panorama, cosa puoi fare con quelle risorse? Allora, chiaramente il tecnico, conoscendo questi giocatori che erano stati uomini, diciamo che già avevano fatto parte di altri suoi progetti. Diciamo, non era pretenzioso neanche come tipologia di, eh, di contratto e allora ti dirigi verso quella situazione. Però non è che, ribadisco, hai preso Baresi e certo, certo, certo. Costa Corta Perché siamo due, due fare giocatori cui, dal Monopoli, due difensori del Monopoli. In questo momento il Monopoli a, a che posto è? è a 34 punti, insomma, è a, a, a medio-bassa classifica, quindi due giocatori che hanno quella valenza. Altri ti sono riusciti, per esempio Zanchi perché dobbiamo dire le cose come stanno. No, io sto parlando solo sì, del sì, mercato di sì. gennaio. No, 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 certo, non perché sto dicendo no perché in questa la, prospettiva la squadra, ci squadra ci per fare altri... un campionato di lusso certo. l'ha fatta, infatti il Catania è lì Sì, sì non io parlo di Zanchi che anche lui non è che veniva dalla, certo, da, dalla Sandoria, una squadra sempre Alcuni malesta, ci riescono altri no. Altri no. E questi erano giocatori che si sapeva che avevano una certa età, quindi attempati, quindi certo. che hanno sì. le loro problematiche e così via. Quindi la situazione è questa, qui ragazzi. Eh, però attenzione: è sempre lì il discorso. Le responsabilità sono, come bene sottolinea tu, dell'allenatore, dei giocatori. E poi ripeto: si può perdere, ma con dignità. Ieri, di dignità ne abbiamo vista zero. Zero completamente. E infatti, per non... questo si sta pensando esatto. di, di, di cambiare. però quello che voglio ribadire è questo: quando si parla di scelte da parte della società, perché questo discorso abbiamo fatto tantissime volte. Per quanto riguarda gennaio. Sono scelte condivise e fatte in sinergia con Tacopina e il suo gruppo. Quindi, quando si parla di scelte di Pellegrino, di Guerini, eccetera, eccetera di, di Raffaele stesso, perché poi alcune le ha, le ha avallate il tecnico Raffaele, si deve parlare sempre di scelte che comunque sono state avallate da chi rileverà il Catania, e sappiamo che lo rileverà perché sapete bene cosa è accaduto in questi ultimi giorni. Sono scelte aciamo ah, che la strategia era la quella, strategia era era quella, era quella si... di poter finire questo eh, campionato questi fo... tre mesi, quattro ragazzi, mesi che restavano pensando di fare sì. i playoff e affidandosi a gente di esperienza. Eh, questa era è la, questa la, è strategia. la strategia non è stata Però non è è stata, è non, non non era, Però è stata una, una strategia assolutamente condivisa, e non si poteva fare altro perché non c'erano le risorse per fare altro. P basta punto. C'è. Cioè, e a, questo a questo punto, scusate il gioco di, parola, di parole, cosa si chiedeva e si chiede alla, alla squadra? Di finire il campionato con dignità, con dignità, non assistendo a prestazioni tipo il primo tempo con il Palermo, il, il, Teramo, la partita contro il Teramo, e il, e il, e la prima ora di gioco contro la Turris, perché di questo stiamo parlando? No? Stiamo, stiamo, si, si chiede questo, che non è tanto. Però evidentemente è troppo adesso per, per, il per il tecnico, ma anche per i giocatori. C'è una battuta del nostro amico Francesco Strano, Aslan Max Strange, che dice: eh, Sbagliare umano, perseverare dall'olio. Che, che, <ride> che, che è una battuta così, ovviamente, no? che magari mh, può, può sembrare cattivella, no? però riassume un po'. Eh, come dicevo prima, eh, la situazione e sì. riassume un po' la, la, la configurazione dell'iceberg uh, contro cui si è andato a scagliare il tecnico. Cioè, ma non solo per dall'olio, attenzione, in generale per quanto riguarda le sue, le sue scelte. Ha voluto continuare coerentemente e noi questo lo apprezziamo, ma ha sbagliato. Perché a un certo punto si doveva rendere conto del fatto che se 100 persone ti dicono mettilo Maldonado, che non è eh, Pirlo, ma è l'unico che abbia un minimo di tecnica a centrocampo. Però doveva rivedere tutto l'impianto e, 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 e lo deve rivedere. E lo rived ma perché lo deve rivedere? Perché quello, mm. quello di, che abbiamo visto ultimamente come idea. Non è che abbia convinto, ma anche lui credo che l'abbia visto. Quindi perché non rivederlo? Ecco, questa ostinazione, diciamo che la paga, eh, possiamo dire che la paga Max. Sì. Cioè, quindi queste, questo tipo di scelta alla fine la paghi perché devi, devi avere anche il, il coraggio di, di cambiare. Non, non l'hai avuto, quindi... o, oppure eh, hai dato la parvenza di cambiare perché hai cambiato tante volte l'abbiamo detto in tante in ogni partita un'interpretazione diversa anche nella stessa partita più interpretazioni però creando solo confusione e basta perché non cioè, questa squadra io Dall'inizio del campionato non gli ho visto, eh, probabilmente non ha mai schierato la stessa formazione, no. forse in una o due un... occasioni. Adesso non, non ho il dato. No, no. Qui Però è vero che ha avuto infortuni: infortuni tanti. Sì, eh, ha avuto tanti infortuni. Eh, non è stato fortunatissimo. In Però, alcune... Max, anche se, anche se eh, hai avuto gli infortuni, se quando tu hai un'idea, un modo, una cosa, è chiaro che. Mh, Puoi cambiare uno o due giocatori, insomma, ma l'impianto rimane quello. Se hai davvero eh, creato un modulo che si confà a quelle che sono le caratteristiche dei, dei giocatori stessi. Qui abbiamo visto un, diciamo, un pur purri di formazioni, praticamente sì. mm, e, e delle idee abbastanza confuse e si riflettono sul sì. campo. Eh, queste situazioni, io di... vorrei rispondere all'amico Giacomo Marino che dice: Io non credo assolutamente che Tacopina ha condiviso le scelte di Pellegrino. Eh, Giacomo, allora tu non credi, ma quali sono le tue fonti rispetto alle mie? Tu non credi, ma tu non io, io posso anche non credere che la Terra sia, sia sì, spera. Io, io, io posso essere anche un terrapiattista, Giacomo? Ma lo sei? <ride> potrei anche esserlo ma è quello che io credo poi c'è la realtà dei fatti se io ti sto dicendo che è così perché sono documentato chi è che è più credibile chi non crede perché in questo momento pensa che eh, Aruppa è sempre di lauce oppure chi è documentato è, 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 è colpa della scienza o, te o del terrapiattismo Dimmi tu, Giacomo, ma vabbè. Comunque, eh, salutiamo anche Graziano Villardita, Drone Volante, eh, Marco Motta, Fabiano Antonio, Giuseppe Di Pera, eh, Domenico Zappalà. Eh, io mh, dice una cosa che riguarda i contratti, però l'abbiamo già spiegato tante volte. Domenico, perché lui parla, dice è stato un errore far firmare contratti biennali a gente di, di una certa età, cioè, eh, Domenico. Non potevi fare altrimenti, ma, ma, ma anche se ci fosse stato Paratici avrebbe dovuto fare così. Tanto per fare il nome di uno, cioè, o, o Marotta, perché non ti firmano un contratto annuale. Determinati giocatori. Forse anche a cifre probabilmente anche eh, un po' più basse esatto. rispetto alla media. Con, quelle, con quelle cifre non ti, non ti firmano un contratto annuale, nessuno. Quindi la squadra non la puoi fare. È un discorso che abbiamo già fatto e non ci ritorniamo sopra. Domenico, non ti, non ti vengono. Gli devi fare per forza almeno un biennale, perché sennò no non ti firmano il contratto a quelle cifre. Giocatori di un certo tipo, eh, che sono, per esempio Giosa. No, tanto, 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 eh, tanto Reginale no. non te lo firma e quindi tu non li prendi. Siccome right. tu, hai, tu, tu mi puoi dire, si è sbagliato a prendere questi giocatori e io là mi fermo perché poi alla fine è vero perché non hanno reso e quindi eh, si è sbagliato. Ma, ma, ma sui contratti, no, perché altrimenti non li puoi prendere. L'abbiamo già spiegato tante volte, comunque. Vabbè, eh, io mi rendo conto che in questo momento eh, c'è cioè, sì. tanto scoramento, però bi, bi, noi cerchiamo sempre di essere. Eh, Giacomo Marino dice: Lo vedrai a fine campionato, Pellegrino non sarà eh, do, confermato, anch'io sono documentato. Giacomo, siamo documentati tutti. Eh, bro. Ma, ma, ma non è che se Pellegrino a fine campionato non sarà confermato, vuol dire che le scelte non erano condivise abbiamo, allora Giacomo facciamo una cosa. dato che tu sei più documentato del sottoscritto vieni qua ti fai a trasmissione, mi sai che sei mia ma, ma non è che è difficile cioè io non sono nudo giusto? mi sai che sei mia, ti fai a trasmissione e basta, e, e, finisce, e finisce tutto qui cioè se, se vogliamo per forza no, eh, creare delle situazioni di questo genere cioè qua nessuno vuole difendere nessuno abbiamo detto che ci sono stati degli errori delle cose, però vogliamo dire le cose come stanno non come vorremmo che fossimo, perché in questo momento le cose vanno male e Pellegrino lo do gli dobbiamo tagliare la testa, Raffaele gli dobbiamo tagliare la testa, a quel giocatore dobbiamo tagliare la testa. Non è così che si fa. Non è così, almeno noi non facciamo così. Noi cerchiamo di ragionarci sopra e ovviamente ci sono delle responsabilità da parte di tutti, da parte di tutti, di Pellegrino, di Guerini, di Raffaele, dei giocatori, di Tacopina. Che tacopina ha ah, eh, certamente in tutte le riunioni che ha fatto eh, eh, negli, ultimi, negli ultimi mesi, quando, tutte le volte che è venuto a, a Catania. Ha esattamente condiviso tutte le scelte al momento che si potevano fare con le risorse che ci sono in questo momento con Pellegrino, con Nicolosi, con Ferraù ovviamente Nicolosi Ferò per, per altre motivazioni, non per quelle tecniche, ovviamente, ognuno per il suo compatto. Le conosce, le ha condivise. Perché non si poteva fare altrimenti. Poi a, a, a fine stagione, quando Tacopina sarà ufficialmente il presidente del Catania, traccerà un consuntivo, caro Giacomo, Pellegrino, non mi ha convinto, arrivederci, eh, come si chiama Guerini. Guerini non mi ha convinto arrivederci eh, giocatore eh, dall'olio non mi ha convinto ciao questo farà tacopina ma dopo fino a questo momento è così e noi dobbiamo essere seri seri dobbiamo dire le cose come stanno come stanno da parte di tutti senza fare sconti a nessuno uno gli sta simpatico e l'altro gli sta antipatico, o uno è amico e l'altro è nemico perché non, perché non questo non significa fare il bene del Catania va bene andiamo avanti, proviamo a fare anche la rassegna stampa, proviamo a vedere cosa c'è scritto sui giornali stamattina Max eh, cominciamo con la Sicilia velocemente, diamo anche conto della, um, dei titoli della, di pagina 22, di pagina 23 sulla Sicilia ci sono gli articoli di Giovanni Tomasello, disastro Catania, Torre del Greco, Azzurri battuti e mai in partita. È piccolo sbaglia pure un rigore, errori in serie per la squadra di Raffaele che ha fatto rinascere la Turris, decide un gol di longo nel primo tempo. C'è un altro articolo, che chiaramente si racconta un po' la cronaca della, della partita, si parla della crisi profonda perché... Si può perdere una partita, dice Giovanni Tomasello, ma salvando almeno la faccia. E invece i giocatori del Catania devono solo arrossire di vergogna per il modo in cui sono stati sconfitti, facendo rifiorire una Turris che ha interrotto la serie negativa. Ne abbiamo, abbiamo parlato alla vigilia di questa gara. Eh, la Turris aveva un ruolino di marcia davvero preoccupante. Ieri, questi tre punti sono stati ossigeno puro per la squadra Corallina. Eh, ci sono anche le interviste. In questo caso le cura Giovanni Finocchiaro. Eh, non è andato in sala stampa eh, Raffaele a fine partita, e sì. questo è un segnale sì, molto importante. L'ira e la sincerità di Guerini non c'è capacità di reazione in questo caso, perché in altri casi questa squadra ha dimostrato di avere la forza di reagire e molte partite in cui il Catania è andato in svantaggio Anzi, tantissime partite in cui il Catania è andato in svantaggio si era riusciti a rimediare addirittura a ribaltare la situazione adesso da un po' di tempo questa cosa non riesce più il direttore dell'area tecnica così parla il cambio dell'allenatore ci confronteremo con Raffaele attraversiamo un periodo difficilissimo purtroppo i risultati sono sotto gli occhi di tutti Antonio Piccolo chiede scusa ho sbagliato il rigore del pareggio potevamo rimontare ci sono anche le pagelle, eh, diciamo sono pagelle impietose di Giovanni Tomasello, il uh, voto più alto è 5, in questo mm. caso ci è andato giù duro. Eh, Giovanni Tomasello, ma io non sono d'accordo, perché... È, per esempio, no, 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 io non sono d'accordo, perché quando le cose vanno male è facile eh, sp eh, sparare a zero. Non è vero, perché ieri per esempio Maldonado quando è entrato in campo io minimo gli avrei dato e mezzo, ma ne quando è entrato in campo non, non può prendere meno la sufficienza. Ci sono alcuni giocatori che hanno fatto meglio di altri, altri sì. meritano 4 e altri, altri, alcuni no, alcuni meritano invece la, almeno la sufficienza perché altrimenti facciamo sempre il solito gioco: quando le cose vanno bene su tutti i bravi, come scriveva Tomasello qualche tempo fa, quando le cose e vanno male su distinto. tutti i scassi. No, non, è non è vero così. Bisogna essere seri. M vorrei solamente fare sì. una. Eh, perché l'amico eh, Giacomo Marino eh, scrive una cosa molto mh, ingenerosa nei miei confronti che presuppone il fatto che o lui non segue le nostre trasmissioni bene oppure eh, non lo so c'è qualcosa che, che non va perché scrive che io difendo per forza Pellegrino perché è amico mio <ride> quindi evidentemente dopo aver scritto una cosa del genere all'amico al, al al Giacomo io no, non rispondo perché sono una persona uh, eh, seria e anche come, come dice qualcuno, un po' buonista. Ok? Però è incommentabile una cosa del genere. Caro Giacomo, è incommentabile nei miei confronti. È veramente incommentabile. Però, Giacomo, se tu pensi questo, perdonami. Non, non dovresti, segui, non, non dovresti, non dovresti seguire neanche la... seguire la trasmissione perché non avrebbe senso che tu ascolti eh, diciamo una, una trasmissione faziosa. E che prende le parti di qualcuno solo perché è amico di qualcuno. Eh, credo che stai, stai perdendo il tuo tempo. Eh, Comunque, se, se pensi questo, eh, attenzione, va bene, e, andiamo. Dicevo le pagelle. Eh, siamo a, a quasi ci sono tanti quattro, eh, a cominciare da Confente, Sales. Eh, C'è un 4 anche a Di Piazza che sbaglia: due occasioni nitide e limpide, eh, poi il massimo voto, diciamo 5. Sono relativamente d'accordo eh, con eh, Giovanni Tobasello e sono più d'accordo con te Max. Per quello che riguarda Maldonado merita qualcosa in più. Lo stesso Mané, Russotto 5, Pinto 5, Clayton 5 e Calapai 5. Questi qua sono i voti più alti. Per tutto il resto viene valutato con un 4,5. Eh, quindi nessuna sufficienza per quello che riguarda eh, ieri i giocatori del Catania. Raffaele 4 e mezzo, la squadra non lo segue più. Lui le tenta tutte. Cambia ben quattro moduli, mette in campo tutti gli attaccanti, ma qualcosa si è inceppato. Forse c'è dell'altro all'interno dello spogliatoio: si domanda Giovanni Tomasello. Probabilmente la sua avventura rossa azzurra si è già chiusa, chiude così il commento. Ehm, per quello che riguarda invece quell'intervista sì. a Guerini, ci sono dei passaggi che secondo me vale la pena eh, così, eh, sottolineare. Si parla di crisi evidente, i risultati sono sotto gli occhi di tutti, attraversiamo un periodo brutto sotto ogni punto di vista e poi si parla anche dell'eventuale intenzione di cambiare tecnico, ci confronteremo con allenatore, giocatori, società per arrivare alla soluzione migliore e, e poi si tenta di trovare una spiegazione logica. E secondo Guerini non c'è una spiegazione logica perché questo è un gruppo che si allena sempre al massimo e fino a poco tempo fa i risultati li conquistava adesso no e qui è secondo me la chiave di tutto bisognerebbe capire cosa è cambiato da eh, un mese a questa parte in buona sostanza per capire eh, quali sono i che hanno portato a questi, a questi risultati L'atteggiamento è venuto meno, sottolinea eh, il giornalista. Non è un atteggiamento da Catania. Aggressività e cattiveria servono, invece, noi subiamo gli avversari. Al di là delle dichiarazioni del post partita, una delle frasi su cui riflettere è questa: Non c'è più la capacità di reazione che avevamo in precedenza. E su questo concetto, da ieri, si sono aperti nuovi scenari. Ieri ha anche parlato Piccolo, vabbè, poi. Ci sono le parole del, dell'attaccante rosso-azzurro, insomma molto rammaricato per l'errore dal dischetto, eh, chiaramente è un momento difficile, complicato, si deve ripartire, si deve tentare di farlo per rispetto verso noi stessi, verso la società, verso i tifosi, testa sempre alta e guardiamo alla prossima partita. E si parla ovviamente... No, di, di come, come giustamente dice il nostro amico Adri Reale su uh, YouTube, eh, il fatto che guerrini, io lo chiamo ancora Mister perché è Mister è no? eh, Guerini dica che non sanno come non sanno cosa sia successo, no? È grave, bisogna arrivare a comprendere cosa sia, cosa sia successo e se arrivano a, a cambiare allenatore, evidentemente qualcosa. Qualcosa è successo, no? Piego, eh È sei... chiaro, non, cioè, ribadisco da un mese a questa parte è vero quello che dice Guerini: cioè, i risultati si facevano, cioè, questa squadra ha dimostrato con dignità perché le partite che quella fase del campionato scendevano in campo, lottavano, sgomitavano, riuscivano a portare a casa anche dei buoni risultati. Ma, ma ripeto, al di là delle vittime, non è stato mai un bel Catania, non è che era una squadra che ha offerto un bello spettacolo, una partita difficilmente abbiamo visto grandi partite in pochissime rare occasioni però vedevamo dei ragazzi che indossavano dignitosamente la maglia da qualche partita a questa parte insomma questo non accade e questa è la domanda che bisogna farsi perché succede questa involuzione eh, da, da un po di tempo e, e lì è tutta la chiave del, del discorso questa squadra riusciva a reagire anche quando andava sotto, addirittura riusciva a ribaltare i risultati. Oggi, questo non accade più. Anche devo dire, eh, non è. Non sono belle prestazioni, però. Però lo possiamo eh, dire: posso dire che è un pizzico di fortuna in no, più, eh, no? Aver perché piccolo, ha sbagliato l'ennesimo eh, rigore. Però c'è di rigore, allora, quest'altra cosa. Eh, che non ci sia un rigore eh, perché l'avevamo detto quante volte: abbiamo detto, ah, ma magari se fosse stato piccolo in campo. Eh, il eh, giocatore eh, più tecnico del Catania l'ha sbagliato anche lui. L'ha sbagliato, sbagliato anche lui. Quindi. Evidentemente anche diciamo, la componente. Tirato malissimo. Sì, anche si, tirato lui male, ha, tirato veramente male, ha tirato veramente male quel calcio. Come dall'olio, come, come dall'olio da la, la volta precedente. Quindi, no. Ehm, è chiaro che ci, ci sono tante, tante <coughs> scusate, analisi, analisi da fare, come per esempio quella che eh, questa squadra regolarmente, tutti gli anni a marzo, crolla non è una questione né di Raffaele, anche negli altri anni, a un certo punto questa squadra è collata a mazzo, è, è la verità, tranne l'anno scorso con, uh, con uh, il mister Lucarelli, ma era una situazione completamente allora, diversa. E poi c'è stata la sospensione del campionato, sospensione, cioè. però diciamo che in generale a un certo punto il Catania si è liquefatto o favorito o non favorito come quest'anno, il Catania si è liquefatto a mazzo e questo cioè, nel momento in cui ti, tu devi volare crolli, crolli totalmente. Infatti si è cambiato sempre l'allenatore cioè, e lo si sta cambiando anche, anche adesso. È questa, è, questa è una riflessione assolutamente da fare, così come è una riflessione da fare è questa qua, eh, in merito anche al, al, al lavoro di Raffaele che secondo me comunque non ha fatto male, eh, ha fatto quello che poteva fare e, e poi a un, a un certo punto si è andato a... a, a è, 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 andato, è andato un po' in tilt perché ha voluto essere coerente fino in fondo quante volte è andato in svantaggio il Catania quest'anno adesso io i dati non ce li ho ma 14 15 volte sì, sì, eh, non è possibile non è possibile che tu cioè, se tu eh, cominci le partite sempre in un certo modo e vai sempre in svantaggio vuol dire che c'è qualcosa di strutturale nel lavoro che non va anche se poi certe volte tu le hai recuperate altre volte hai fatto bene però non può succedere sempre cioè, eh, ragazzi eh, il Catania è andato in svantaggio quasi, quasi in tutte le partite Alcune le ha recuperate, ultimamente non le sta recuperando infatti, e infatti sta andando male. E questa è un'altra un un cosa da, da monitorare. Da, da monitorare. Cioè, Saluto l'amico Alfonso Mare, dice non sono d'accordo condivisa con Tacopina quando lo stesso contribuisce anche con risorse economiche. Sarà stato informato, ma con il timone in mano avrebbe preso altro. Ma è chiaro Alfonso che se Tacopina fosse stato il presidente del Catania a gennaio avrebbe fatto altre scelte perché ci sarebbero state risorse diverse ma con quelle, risorse, con quelle risorse si poteva fare quello e quello è stato fatto e lo sapeva anche da Copina. Punto, abbiamo detto questo. Ma, ma vorrei capire, cioè, è questo il problema principale del Catania? Cioè io, si, si Perché quando le cose vanno male si deve, si deve, si deve, si deve, si deve andare però. contro tutto e tutti. Invece secondo me bisogna fare le analisi critiche giuste, eh, eh, col, con la testa, non solo con la pancia, Alfonso. E bisogna mettere dentro tutto, non chi ci, soltanto chi ci conviene, perché non ci è simpatico, perché, perché pensiamo che, che sia tutto da buttare, eccetera, eccetera. Bisogna cercare di farle con, 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 con tranquillità le analisi. Ok, ma soltanto, soltanto questo va bene, comunque. C'è un altro articolo caro Max perché si parla anche di prossimo futuro c'è l'eventualità che possa saltare Raffaele oggi la decisione in pole position c'è Francesco Baldini mm. ex Trapani eh, diciamo altri nomi si stanno facendo eh, ci sono eh, altri nomi come quello di Nicola Legrottaglie che ha allenato il Pescara eh, ieri era a Milano qualcuno del club lo ha sentito e l'ex difensore ha dato la sua eventuale disponibilità e poi c'è ancora una volta tornano i nomi di Ciccio Passiatore eh, oppure Gennaro Monaco oppure Angelo Sciuto con la consulenza di Davide Baiocco tutti disposti neanche a dirlo a ereditare una situazione molto ingarbugliata queste sono le, eh, eventuali... tutte, tutte soluzioni esatto. a low cost diciamo ecco questo. il tutor allenatore nella notte dalla, della rabbia social dei tifosi e della riflessione dei dirigenti a un certo punto si è fermato sull'ipotesi più reale quella di Baldini appunto che non piace ad Aslan McStrange per esempio ma eh, la, la, Aslan Francesco no, l'avevamo detto tante volte eh, cioè, il Catania eh, mh, eh, esoneranno, o esoneranno, cioè, diciamo, rescindendo con, con, eh, con il Mister con Raffaele, eh, può fare soltanto operazioni di questo, di questo tipo. Quindi, Io, loro hanno scelto, quel, a quanto pare, di non farlo. Per me il miglior allenatore in questo momento disponibile, il Catania, già ce l'ha in, eh, in, in casa. È una mia opinione personale, attenzione. Tu ti riferisci a Guarini? Eh, eh, se, se vediamo i nomi che sono stati fatti... Guerini rispetto a loro è un incrocio fra Lippi e Guardiola. E Guardiola. Mi, mi permetto di dire, poi è chiaro che non lo fa da tanto tempo, non lo vuole fare perché abbiamo capito che questa soluzione non la vuole portare avanti. Giusto per capire chi Però, è Francesco Baldini. No? Dopo, vabbè, come carriera di calciatore, ha militato eh, per diverse stagioni nel Napoli, nella regina, nel Genoa, nel Perugia. Invece, da allenatore. Comincia nel 2011-2012 a Bologna negli mm. allievi, poi ha fatto le, la Primavera l'anno successivo eh, fino al 2014. Poi ha allenato il Sestri Levante, due anni al Lucchese, un anno all'Imolese, mm. poi ha fatto nel 2017-2018 l'Under 17 della Roma. Mm. Poi è andato nel 2018-2019 alla Juventus, primavera, mm. l'Under 23. E poi questa esperienza, la più al importante, Trapani. al Trapani nel 2019, che non, non è andata. andata bene. Non Però c'è cioè dire bene. che il Trapani non, ecco, era una società tecnicamente è fallita. Complicata, un momento molto complicato. Eh, velocemente leggiamo anche i risultati di ieri, anche se più o meno li conoscete. Insomma, eh, della trentunesima giornata eh, si comincia con Vibonese-Monopoli 0-0. Catania 1-0, Bari Casertana 1-1. La Paganese spugna bisceglie per 1-0. Così come anche il Foggia che vince a Francavilla per 1-0 e la Juve Stabia che vince a Viterbo per 1-0. Teramo eh, e Ternana, finisce 4-2 per gli Umbri, quindi Ternana davvero lanciatissima verso la serie B e poi chiude il tabellino Avellino-Potenza 3 1. Eh, quindi Avellino eh, anche che eh, dà un eh, bello scossone alla classifica perché. A questo punto i punti di vantaggio dal Bari sono 7 addirittura quindi eh, il Bari continua a faticare perché ieri ha pareggiato in casa con la Casertana mentre l'Avellino prossimo Catania che aveva perso col biscegli in casa esatto, quindi in Serie C la è un campionato e Bisceglie che poi siamo po ragazzi ricordiamoci mancano 7 partite alla fine sappiamo tutti nel campionato di Serie C giovanile C nella seconda parte delle, quello, che quello che accade ci sono tanti risultati un po' a sorpresa quindi eh, sceglie che aveva vinto a caserta perde in casa con la paganese sì, vabbè, <ride> insomma vabbè, è così <ride> e sappiamo come funziona la classifica velocemente almeno per le prime posizioni la leggiamo c'è la terrana a 69 l'avellino a 60 il Bari 53 catanzaro 48 gli e foggia a 46 catania 43 teramo 42 palermo 39 Casertana 38 e poi via di seguito, tutte le altre. Palermo riposato, ovviamente. Il Palermo ieri ha riposato. Sì, non ha giocato il Catanzaro. Attenzione, che chiaramente eh, per i noti motivi eh, che hanno il grave lutto che ha colpito la Cavese. Sì, Quindi sì. la partita è stata rimandata. Cavese-Catanzaro si disputerà mercoledì 24 marzo. A questo punto, il Cadene, dicevamo e settima in classifica diciamo a tre punti dal, 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 dal tre quinto punti posto dal, diciamo. dal quinto posto che in questo momento gli e foggia condividono e il Teramo è lì a, alle spalle a 42 e poi c'è il palermo a 39 che gli ribadisco è riposato e, però lo vediamo che l'undicesimo posto eh, a, quanti, a quanti punti è perché la, la virtus ha perso la virtus franca in questo momento 38 se vedo bene 38 punti se o 34, aspetta 1, 2, no, 34, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 34, 34, 34 quindi, punti. quindi sono a 9 punti, 9 9 punti, punti di vantaggio, vantaggio, vantaggio con 7 partite alla fine. Dico tutto nella vita: tutto è possibile, è possibile. No, dico, ragazzi, con questo ritmo? Bisogna fare ragazzi, se, se il Catania continua a perdere tutte le partite, è chiaro che non entra nemmeno nei certo. playoff. È salvo, ma non, è, non, entra, non entra nei playoff. Però noi ci auguriamo che questo non, non accada. Soprattutto, soprattutto per finire con dignità esatto. cioè, al di là del, del, del posizionamento no, ai playoff no, perché par parliamoci chiaro ragazzi eh, cioè, con questa squadra mm, di speranza ce ne sono. pensare di poter esatto. quindi, o tu arrivi settimo o arrivi quinto o mm, arrivi vedere, ottavo vedere dico, poi alla fine il, eh, alla fine il risultato vario. sarà più o meno uguale dico. Eh. Però con dignità, però con dignità. Ecco, bravo. Eh, con dignità. Bisogna, bisogna assolutamente che si finisca con, con dignità. Non si possono perdere tutte le partite qua alla fine, alla fine del campionato. Esatto. Assolutamente, esatto. Questo per quello che riguarda la Sicilia. Velocemente ci spostiamo sulla Gazzetta dello Sport. Siamo sul regionale, pagina 47. L'articolo è di Giovanni Aruta, l'inviato da Torre del Greco. Guirini ufficializza la crisi. Catania sei irriconoscibile. Raffaele è in silenzio, parla solo il direttore tecnico, un tracollo psicofisico esonero, si deciderà in società, ma in questi casi è possibile. In campo non indovinano una giocata, ma un mese fa si andava come un treno. Non so se Raffaele è colpevole, ma nel calcio è l'unica cosa che si può fare e ci penseremo. Queste sono le parole del direttore tecnico. Per quanto riguarda le pagelle, vediamo come ci vedono, eh, diciamo, coloro i quali non. Non sono influenzati dalla passione, no? Max. Per esempio, qui le pagelle sono decisamente diversi i voti sono molto più alti. Calapai prende 6,5 ed è giudicato il migliore in campo da parte di Giovanni Aruta. Ho qualche dubbio a proposito. Secondo me, che Calapai eh, cioè, ho visto fare dei cross francamente improponibili. Voti molto più no, alti, te no, lo no. posso assicurare. Per, per esempio, Calapai, posso essere sincero, perché poi noi alla fine. Calapai è un giocatore che dal punto di vista della gamba ha dato sempre tanto al Catania, però no, tecnicamente è un giocatore, è però, migliore, sì. è un giocatore eh, molto limitato. Si fa ma, grandi cose, ma, poi alla fine ma, si ma perde molto, molto, sì. molto limitato. Okay. Con Fente sei, per esempio. Eh, Con okay. Fente anche sul gol ha qualche qualità, ho, ho qualche dubbio, perché non è uscito, eh, non si può prendere il gol eh, nella propria area piccola dietro la linea di porta ho la sensazione che Giovanni Ruta ha visto un'altra partita ma forse, ma forse non è, era Ostadio <ride> non lo so perché da 6 a Clayton 6 a Dall'Oglio che almeno prova a mettere ordine ma quindi allora, abbiamo, abbiamo fatto <ride> bene abbiamo fatto un partitone, <ride> fatto un partitone. Isco 6, Welbeck 6 tutti sufficienti credimi cioè, così è. E, e poi il resto insufficiente di Piazza 5, Sarau 5, Russotto 5 e mezzo a eh, eh, Giosa ah, 5 e mezzo non ci piace l'attacco, poi per il resto. Raffaele 5 ha cercato di dare una svolta con le 5 istituzioni, ma la squadra non è riuscita a risollevarsi Questo Vabbè, è il commento: comunque. diciamo che queste pagelle lasciano un po' il tempo che trovano, molto il tempo che esatto. trovano. Molto molto. Sul nazionale c'è un trafiletto che riguarda il Catania. Lo andiamo velocemente a, a prendere, che parla ovviamente della situazione. Della crisi della squadra rossa azzurra, della, della crisi tecnica, eh, anche qui si parla di un avvicendamento in panchina. Mi sembra di aver letto. Intanto è saltata un'altra panchina, quella del Francavilla, no? sì, diciamo sì. Trosini, non è più l'allenatore dei, dei Pugliesi. Vediamo se questa pagina riesco a staccarla perché sta diventando un'impresa in diretta. Eccola qua, sì, ce l'abbiamo fatta. Pagina 29: eh, Catania in crisi salta Raffaele. Eh, quindi anche qui sul, sul nazionale si parla di questo eventuale possibile avvicinamento e la possibilità anche qui sulla gazzetta eh, sono tutte per Francesco Baldini che è favorito sulle grottaglie quindi anche le grottaglie potrebbe essere un'altra eventuale soluzione si parla poi sul nazionale anche di questo cammino della ternana, ternana pazzesca poker al teramo teramo che la Settimana scorsa era venuta a Catania a vincere la gara. Ieri ne ha presi quattro dalla, dalla Ternana in casa. Direi che si commenta solo il risultato, caro, caro Max. Questo per quello che riguarda la Gazzetta e lo sport. Non c'è altro che riguarda il, il Catania. Eh, vorrei dire all'amico vicino che si firma Via Crociferi con Sul Muro che. No, Ormai è un discorso chiuso, sul muro di calcio ormai è un discorso chiuso. Non, non rispondo più a provocazioni di bassa lega perché sono di un livello diverso. Quindi è inutile che, che discutiamo. Eh, cioè sono, sono stufo di, di discutere di, di, di argomenti con persone che diciamo. Uh, lasciano il tempo che trovano eh, buonismo sì, ma no, no, non autolesionismo ok, va bene eh, allora a questo punto eh, vorrei anche caro uh, Piero andare in pausa sì, ci fermiamo in pausa pubblicitaria. poi magari diamo spazio ai nostri amici no? eh, nell'ultima parte della nostra trasmissione Pianeta Catania, Pianeta Catania. la voce della passione rosso-azzurra Cerchi un mutuo per comprare casa? Necessiti di liquidità per ristrutturarla? Nessun problema! Affidati al consulente del credito Salvatore Platania, un professionista che da oltre 15 anni opera nel settore creditizio. Grazie alla convenzione con i principali istituti di credito, sarai accompagnato nella scelta del prodotto di finanziamento più adatto alle tue esigenze. Chiedi una consulenza gratuita allo 095 61 41 916 o 340 28 68 612. Lo trovi a Sant'Agata Libattiati, presso l'Agenzia. Agenzia Chiron, all'interno della galleria Bellini, in via del Bosco 16D. Agente regolarmente iscritto all'organismo OAM tramite agenzia di mediazione creditizia con numero M39. Sono i dettagli che fanno la differenza. Sono i dettagli che fanno la differenza. Non privarti della palco. Per il tuo benessere visivo, ti aspettiamo in Vietnam 81 a Catania. Ottica Italia. Ottica Italia. Se cambi il modo di vedere le cose, le cose che vedi. Pianeta Catania, Pianeta Catania la voce della passione rosso-azzurra La io mi rendo conto che quando le cose vanno come stanno andando in questo momento al Catania poi alla fine no, si perde un po' anche la trebisonna, no? E si va da oltre, no? Io invece direi di, di, di ricondurre tutto nella, nei limiti della dialettica, anche dura, ma dialettica, non dico all'amico Giacomo, a, con il quale non ho nulla assolutamente, figuriamoci, oppure altri, eh, diciamo, quel, in quel caso si tratta di, di troll storici su, sul muro di calciocatania.com, che è chiaro che ormai li conosciamo da tempo, quindi non è che possano pretendere che io risponda. Quindi. Però detto questo, detto questo ehm, io sto, io, noi come sempre stiamo cercando anche in un momento tragico perché lo possiamo dire, no, Piero? Sì, è molto difficile di, molto di, difficile. di, di rimanere un, un pizzico equilibrati e di dire le cose come, come stanno. È ovvio che in questi momenti la maggior parte della gente invece vorrebbe vedere il sangue, no? Sangue arena. Ma questo qua fa Ma parte della storia. Fa parte eh. della storia, però vo, lo sapete che tipo di trasmissione è questa nostra, quindi. Magari se mh, volete una cosa del genere, ci sono altri: ci sono altre arene eh, gilettiane che possono soddisfare questa, questa volontà. Siccome sì, sì, nell'epoca nell degli Urlatori, ecco, no, del, noi non lo siamo mai stati, non è che possiamo snaturarci Ci conoscete da sempre? Abbiamo avuto questo, questo umilità, atteggiamento, ecco, questo, no. sì, ma siamo sempre stati questi. Quindi non è che adesso no. stiamo lì a. <ride> Eh, non, non abbiamo motivo di, di essere protagonisti in nulla. Quindi, non, cioè non è che picchi in questo momento io. Se io in questo momento facessi il, il masaniello, prenderei i like e, le, e, le, eh, e i complimenti di, 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 di un determinato tipo di, di profilo, eh, e gli altri mi direbbero: Ma tagliare chi su chi mala che sta facendo, siccome io ritengo di essere una persona serena anche nelle tragedie e, e ce ne sono state tante, eh, andiamo avanti così, eh, con, molta, con molta tranquillità, mi rendo conto che ci sono tante cose che non vanno e che bisogna, mh, bisogna dirlo, eh, infatti lo stiamo dicendo, cioè, con, con molta serenità. Però qualcuno vuole che si dicesse di più. Eh, ma, ma di più, eh, ripeto, più significa di, di più cosa significa? Parliamo di eh? tutta casa, eh, vabbè, ma magari. Casi, <ride> ma io vorrei dire anche all'amico eh, Alfonso: all ma Giacomo, non, so, eh, non si devono mettere più la maglietta del eh, sì. Catania, di Raffaele, diciamo, di, no, no, quello, ma lo possiamo anche dire. Eh, però no. quello, che, quello che voglio dire all'amico Già, ma magari questa cosa qui accadrà, ma accadrà a fine campionato quando. Eh, Copina rileverà il Catania e poi farà quello che, che ritiene più opportuno fare. E se, e se continua così, no? È ovvio che farà quello che, 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 che si sta prospettando, però bisogna, in, siccome siamo in questo momento, non fra un mese, non fra due mesi. Siamo in questo momento, il momento va gestito e gestirlo, no, e ma... gestirlo col bazooka, che senso ha dato che sapevamo già. Quale fosse in la parte, situazione in parte? Io, io dico solamente questo. In parte guarda. io giustificherei i tifosi del Catania perché sono un tifoso del Catania anch'io, e ieri, credi Max, intanto che vedevo la partita è stata davvero dura e difficile assistere a quello spettacolo. Però, e quindi, come tanti, tanti di voi, insomma, come tutti quanti, se tanto rammarico, però voglio dire, cioè, alla fine, eh, quindi il, il grande rammarico, la grande delusione la, la capisco. C'è anche tanta stanchezza, sì, sì, eh, certo. tanta stanchezza, ma non solo per le vicende dell'ultimo anno e mezzo, perché ormai sono già passati sei, sette anni di serie sì, sì, e, certo, e certo. tutto quello che abbiamo visto, come dicevi tu, ne abbiamo viste di cotte e di crude, quindi eh, diventa anche complicato accettare determinate no, no, situazioni. Lo so, lo so, lo so. E quindi siccome ancora purtroppo regna la confusione, eh, in parte, quello che l'auspicio è sempre quello, cioè tentare di fare le cose con... Uh, con normalità, ecco questa è la parola che da un po' di tempo a questa parte, quest'anno c'è stata anzi una parvenza di organizzazione, una parvenza per quello che era a disposizione della società, eh, però è da, da tanto tempo ormai che si fa fatica, si fa, è veramente difficile, quindi Spesso poi si sbrocca perché la pazienza, sì, in sì, alcuni sì. casi, finisce ed ma è anche giustificato in parte da, da qualche nostro sì. amico, insomma. Che no, ma perde ce ne rendiamo un rendiamo perché siamo tutti, eh, tutti vogliamo il bene, siamo del siamo tutti Catani, amareggiati, no? È chiaro, poi appena pensi di vedere la luce, sì. improvvisamente succede sì, quello, sì, quello che sta succedendo sì. e quindi. Perché eh, poi succede ogni anno. Essa cosa. Quindi no? Capiamo, però soltanto questo, Piero. Questo è, è l'unico anno, anno in cui già noi sapevamo la situazione. No, a sì, però, Mentre sai, negli altri anni tu puoi avere la sorpresa di il Catania ha favorito a un certo punto. A anche marzo, perché a inizio cambiato, ci cominciano, cose, cominciano no? a impazzire. A febbraio, certo. marzo, cominciano a impazzire. L'allenatore è cambiato, la squadra eh, perde contatto con le prime in classifica, eccetera. Ma quest'anno è l'unico anno in cui già sapevamo quale fosse la situazione, vanno bene eh, il tifoso lo dimentica so, eh, lo, so, eh, lo mette da parte questa situazione vive eh, so, nell'estemporaneità eh, della partita, dell'amarezza dell di della, quei 90 minuti e poi chiaramente fa tutto un calderone eh, eh, ed è tutto a buttar via, no, vabbè, però dimentica che... la premessa che è la parte più importante, l'abbiamo <ride> detto tante volte, no? la, la, la situazione la conoscevamo molto bene e quello che dicevo io alla vigilia di questa gara, qual era il programma di questa squadra quest'anno? Questa è la domanda, eh, la no, ribadisco ancora io... una volta, è chiaro che il programma sì. era questo, quello che che non ci si aspettava eh, nelle ultime gare accadendo. e questo eh, tipo di prestazioni certo. lì non ci stiamo. No, assolutamente. No. Tu mi puoi rispettare il programma. E va bene perché la classifica, tutto sommato, siamo lì, insomma, dove ci aspettavamo di essere. Però queste prestazioni no, no, no queste prestazioni no. No, no, siamo perfettamente. Siamo perfettamente d'accordo, quindi beh, comunque, vediamo un po' come si, come si sviluppa la, la situazione. Io l'unica cosa che vorrei dire, adesso sentiamo anche qualche vocal su Whatsapp sì. al 347-73-2200, 20 è questa, mi auguro che una volta eh, aperta ufficialmente l'era copina, si aspetti almeno qualche mese prima di fare quello che si sta facendo Ah adesso. beh, speriamo. <ride> perché se lo si fa subito... speriamo che non ce ne sia bisogno. Se, lo si, se lo si fa subito, no, eh, perché poi noi con, con Tacopina ci comporteremo esattamente no, ma ci sarà in maniera leale come modo. ci siamo comportati cioè, con tutti gli altri, no? Se, eh, io mi auguro, mi auguro che eh, quello che sta accadendo adesso con Tacopina almeno accada dopo un paio di mesi, non subito, dopo, dopo 15 giorni, ok? Io sono Ezio da Modena Ieri lo dicevo nel mio post, eh, la mia preoccupazione più grande è il modo come approcciamo le partite. Secondo me dalla partita contro il Bari quel rigore mancato, è successo qualcosa nella testa dei giocatori, perché non posso pensare che ehm, si entri in campo in questo modo qua, senza testa, senza piedi e eh, con una confusione totale. Eh, questa era la, la mia più grande preoccupazione e questo è accaduto. Non lo so se adesso cambiare allenatore possa fare la differenza. Questo non lo so. Eh, secondo me, bisogna, bisogna cercare di resettare tutto e cercare di, di salvare il salvabile. Eh, a questo punto, stiamo rischiando anche di entrare nei playoff. Ma dopo che entri nei playoff, con una. Così molle, così eh, senza testa dove vogliamo andare. Cerchiamo di preparare la stagione per l'anno prossimo e speriamo di fare bene. Un abbraccio a tutti voi e un abbraccio a tutti i Fratelli Rossazzurri. Azzurri. E come sempre, forza Catania! Salutiamo il nostro amico Ezio, che poi ha detto delle cose condivisibili, sì, assolutamente. sensate. Salutiamo anche il Miloto, non sono mai stato un presuntuoso nemmeno un allenatore, ma vi posso assicurare che in 65 anni non ho mai visto una squadra che aumenti il proprio potenziale d'attacco immettendo altri due o tre o quattro attaccanti. E io sono esattamente d'accordo con te. Ma lì sono mosse la esatto, è chiaro. Non... Esatto. Li abbiamo visti anche in altre occasioni, anche no, altri allenatori facevano questo. tipo Posso essere sincero, le ha fatte anche Lucarelli. Sì, no, lo ricordate che le, cioè, ha fatti, anche le faceva voglia. anche Lucarelli, che poi ha fatto bene nell'ultima. Sì. E adesso è il gioco più importante della Serie C. Probabilmente no? gli è servita quell'esperienza. Eh, non esatto. credo che a Terni non, abbia ma, ripetuto, ecco, <ride> ma non le, face le faceva anche Sottil a un sì, certo punto. Sì, le sì, ha sì. Quindi quando, quando si è disperati, poi si tenta di fare tutto e non ci si riesce Gio' ci ricorda come la Turris nelle ultime 11 partite aveva fatto solo 4 punti e quindi eh beh, non c'è altro da dire sapevamo, eh, lo, sapevamo, lo sapevamo già qualsiasi tecnico arrivi come prima mossa manderà Confente in panchina ragazzo troppo insicuro questo è il messaggio di Claudio Abate che ringraziamo però e Claudio, salutiamo Claudio io dico una cosa è vero che Confente non sta facendo bene anche ieri devo dire che sul gol non mi ha convinto però ragazzi non è che Martinez sia Molto più forte di Confente, quindi cioè, il, il livello de, de, dei portieri è quello, e poi se ne parla l'anno prossimo. Cioè, se, secondo me è questa la, la situazione, o no, sbaglio. Ma guarda, perché... io credo che lo eh, ricordiamo: il preparatore dei parteri è Pantanelli, l'esperienza non gli manca. Evidentemente, eh, durante la settimana, questo ragazzo è quello che dà maggiore eh. sicurezza. Adesso, poi ragazzi, gli elementi non li vediamo noi, sì, sì. vediamo le prestazioni. Il ruolo del portiere è un ruolo molto delicato. Ieri chiaramente ha delle responsabilità. In occasione del gol del Teramo è stato poco fortunato, diciamolo, perché lì la palla ti sbatte sì. sulla mano, entra in porta dopo aver colpito due pali. È un, è un rimpallo, non è facilissimo. È, capisco bene, è, è un errore, se, se, senz'altro. Ma non è un errore, un errore tecnico, eh, quello è un errore che ti capita, cioè, non è che eh, hai scarsa reattività, sei, sei fermo sulle gambe cos'altro. Quello di ieri invece è un errore tecnico perché lì nell'area di porta il pallone sì, sì, deve essere, sì, il portiere deve, deve, uscire, no, non non, deve uscire, non eh, è uscito. No, no. Potrebbe esserci anche forse un malino non si capisce niente, quelle riprese, forse è un fallo, no, non, adesso, creiamo, non, non ci vogliamo no, no, assolutamente. <ride> Forse è meglio apparecchiare la tavola del prossimo anno. Questo è il messaggio di questo nostro amico che non si firma. Eh, salutiamo anche Mario Carnazza. Credo che sia. Buongiorno a tutti. Raffaele è vittima della campagna acquisti di gennaio. Un saluto da Mario. Il campionato non è finito, possiamo ancora farcela, ma è irriducibile. Fantastico, straordinario, eccezionale. Buongiorno, Max. Buongiorno a tutti gli amici di Pianeta Catania. Che cosa, che cosa dobbiamo dire? Ennesima sconfitta, ennesima prestazione deludente. A pagare l'allenatore, ma io penso che la colpa è di tutti, iniziando anche dalla società, che ringraziamo. Però una società forte sta sempre alle spalle di una squadra che vuole fare qualcosa. Società secondo me totalmente assente, gruppo giocatori che ha deciso di, di rompere lo spogliatoio. A pagarne il mister che ha le sue colpe e le colpe ce le ha perché quando un dall'oglio, scusando la frase, ti manda a fare in culo un allenatore con gli attributi, la prima cosa che fa, gli do due calci nel culo e lo butta fuori dal campo. Forse Raffaele manca questo. Però dispiace tantissimo lo stesso. Speriamo di riprenderci e quantomeno portare a finire questo campionato in modo dignitoso. Una buona giornata, grazie per l'ascolto. No, vediamo, Marco. Però io, questa, questa vicenda no, questa di, di, no. di Dall'Oglio non, non lo, mi sono non accorto, notato. Mi cioè, sembra che Dall'Oglio ha mandato a quel paese, non ci ho fatto caso. Per, può darsi sia eh, un termine no. diciamo, più, sì, <ride> più, più consolo, è stato un po' quello che ho detto, non, non l'ho notato, no, me ne sono accorto. Essere sincero, però darsi. Tra no. l'altro, a, a noi consta che dall'olio sia proprio il giocatore più vicino al tecnico. Quindi ci sembrerebbe strano. Mm, ci sembrerebbe strano, però non eh, l'abbiamo notato, Marco. Assolutamente. Siamo, salutiamo Samuele Bianco: non riesco proprio a capire come mai questa squadra ha subito questa involuzione. Va bene degli infortuni e il tour de force, ma ciò non giustifica queste prestazioni. Però a questo punto della stagione vale la pena cambiare tecnico eh, che si se, se lo cambiano vuol dire che eh, si sono se, le, se lo cambiano nella situazione in cui è il Catania, vuol dire che si sono resi conto che c'è qualcosa che non va. troviamo eh, modica rossa azzurra. Sapete cosa disse mia moglie: da non appassionata, ma comunque Tifosa qualche settimana fa che è allenatore non sa motivarli, credo che sia la giusta interpretazione. Ma lui non l'ammetterà mai perché deve andare contro sua moglie, <ride> meraviglioso. Salutiamo chi è questo nostro amico che non è firmato? Non è eh, adesso poi l'ho trovato. Eh, a Comunque se Raffaele viene suonato lui deve dire grazie ai suoi mercenari che non sono professionisti, gente seria, avrebbe fatto finire ormai il campionato con lui. Loro indossano una maglia e viene rispettata già il campanello era con la partita con la Ternana e si era vociferato che ce l'avevano con lui da quando è. Ha fatto arrivare giocatori come Sales e Giossa, sì, queste sono sì, è, è vero. Il nostro amico adesso non mi ricordo Giacomo Bua. Salutiamo esatto. Giacomo Bua. Sì. E, se, se, ci sono delle voci, no, Piero, in città secondo le quali, appunto, dopo il mercato di gennaio, come sono arrivati dei giocatori vicini al tecnico, no, come Giosa, come lo stesso Sales, Salve, che lo spogliatoio un po' abbia cominciato a a, mummare, scricchiolare. a scricchiolare. allora a quel punto mh, il tecnico è saltato sostanzialmente. Però sono sempre delle voci, le cose. Cioè, mh, cioè, non, non siamo dentro lo spogliatoio per poter dire sì, è così o, o non è così. Ecco. Salutiamo con grande effetto Ignazio Strano che ci dice che il fondo, secondo lui, si era toccato con il Palermo. Adesso siamo all'agonia. Di chi è la colpa? Dallo sperare per il terzo posto, continuando così, si rischia di uscire dai playoff. Raffaele, di me. La dignità non ha, no, ma prezzo. è chiaro che se perdi tutte le partite esci dai playoff anche se hai 9 punti di vantaggio sull'undicesimo posto. È chiaro. Notiamo la signora Ada, affezionatissima ascoltatrice, che è stanca, è delusa e amareggiata. Non vede l'ora che questo campionato finisca perché non è possibile continuare a vedere una squadra che in campo non sa cosa fare. Frank 46 Visto che si è in brutte acque finanziarie invece di prendere un altro allenatore, perché non fare nel Cadania Guerini o Pellegrino? Questo... No, Pellegrino non no. è possibile, ma, ma non, perché non perché anche lui è fatto è la leata, Ma perché per ha, ci sono tantissime cose da fare e, e ce le ha tutte in mano, Pellegrino e esatto. non può fare entrambi i ruoli. Per quanto riguarda Guerini, io pensavo che fosse la soluzione più, eh, più facile no? e anche di, di, di valore, perché Guerini, l'abbiamo detto rispetto ai tecnici di cui si parla, stiamo parlando veramente di Lippi. Però, eh, evidentemente, Guerini non lo vuole fare, questo. Ricordiamo Marco che fa un po' di confusione perché non si parla di quel Baldini di cui... No, 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 non, non, è, non Baldini... è Marco, il famoso Baldini. No, l'ex allenatore del Catania, non, esatto, non è è alla Cararese. Se non è alla Cararese, Cararese esattamente. Eh, si parla di al solito di Curcio, che è stato mandato sì. via e così via, e poi del fatto che, il, secondo questo nostro amico, secondo Marco, il disastro nasce a gennaio con l'arrivo dei fedeli sì. di Raffaele, insomma, e lui dice che Pellegrino dovrebbe andare finiti in panchina caso. giocatori come Tolucci, come Clayton. Sì. Eh, chiaramente... però io vorrei dire all'amico Marco: eh, ma eh, quando Tacopina Pe Pellegrino Pellegrino doveva portare a termine un, un mandato, quello di. Eh, mantenere mm. la categoria e di salvare il Catania dal punto di vista tecnico e questo suo obiettivo l'ha raggiunto perché il Catania è salvo ok? ci siamo? Quindi, beh, detto questo è ovvio che eh, poi si fa si, Tacopina farà le sue no, valutazioni e se riterrà che Pellegrino non è all'altezza eh, all me ne prenderà un altro punto cioè, eh, eh, di che cosa stiamo parlando? Sì. buongiorno Max eh, buongiorno ragazzi Max io ti voglio dire riguardante gli stipendi che tu dici che io ti dico una cosa e eh, eh, a documentarlo è eh, la, la Lega Caccio la Lega Caccio dice che dopo Ternana e Bari gli stipendi più alti ce l'ha il Catania quindi rispetto allo scorso anno non si è scapitato niente Max non si è risparmiato niente cioè, anzi, forse adesso il chiosai che sai, chiosai di rispetto all'anno scorso quindi il mercato di, 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 di Pellegrino è stato un fallimento, parliamoci chiaro è stato un fallimento eh, non so eh, chi è Gio forse è Jonathan, questo nostro amico ma eh, no, non, non è firmato non è credo, il eh, messaggio eh, no, non... ma io, ciascuno ha le proprie idee tranquillamente basta non, 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 no, cioè, poi bisognerebbe non, vedere, No, perché abbiamo visto delle cifre, sì, delle cose ma, ci sono, ci so, su, su queste cifre, ci sono tante cose tanti distingue, tante cose. Però, io, siccome non, sono stanco, non ci voglio. Ragazzi, ognuno ha le proprie idee, tanto, a, ragazzi, a fine, a fine stagione si prenderanno le scelte, si faranno le scelte che, che si devono fare, punto. Salutiamo Roberto che concorda con Max su tutta la linea, e questo è grave, dico io. Sì. Tuttavia, un cambio allenatore lo proverei anche se solo per dare una scorsa forte all'ambiente. Ormai Raffaele a torto, ha torto o ragione, ha fatto il suo tempo a Catania e bisogna con coerenza, con la coerenza di cui spesso parla, Max prenderne atto l'ultimo Antonio 64, io dico una cosa come si può essere così testardi e farsi del male da soli, parlo del tecnico del suo modo di mettere in campo la squadra e mi domando, Pellegrino e Guerrino durante la settimana che fanno? Che fanno? e dico ne, durante la preparazione della gara si fanno riunioni tecniche con il mister per parlare delle scelte, penso sia un diritto dello staff dirigenziale, però, Pellegrino Piero, ha sbagliato sì, vabbè, però dico per paura. Mh, sì, Pellegrino, sì però dico mh, fa, si fanno tutte le, le le riunioni che si vogliono però poi alla fine è, è il mister a scegliere, cioè non è che Pellegrino può dire al mister o, o può dire al mister, Sandy, come si faceva una volta mh, come faceva qualcun altro con esiti non migliori di quelli di Pellegrino, dobbiamo dire eh, ah tu a far jugare Chisso, a far jugare, perché, perché, perché in una società seria non si fa così in una società seria si prende l'allenatore, si crede nell'allenatore si fa lavorare l'allenatore in piena autonomia se non va si, si sostituisce invece prima eravamo abituati ah, tu, a fare il carichissu e gli esiti quali sono stati? non migliore rispetto a questi perché si è, crollati, si è crollato il Catania è crollato con quello ed è crollato anche oggi quindi. buongiorno ragazzi studio ciao Max e, m, Domenico eh, ascoltate, il discorso è che, secondo me, molti qui ancora non sono entrati nella dimensione, no, non lo vogliono accettare, non c'è niente da fare purtroppo. Non hanno capito che le casse sono, sono languide, purtroppo, eh, come si dice, si sono fatte le nozze con i fichi secchi, a che cosa si può imputare a Pellegrino? A Pellegrino ha certamente fatto quello che poteva, quello che poteva fare con il materiale che aveva a disposizione, ha mandato via dei giocatori per prenderne altri. Poi è chiaro che, se, ma è chiarissimo, cioè, mh, io sono d'accordo con te, Max, ma un calciatore, uno che è a fine carriera. Si Vuole sistemare per due anni almeno, non accetta di farsi un contratto semestrale per un anno e poi se ne va, cioè, ma, ma tutta sta gente capara vuol dire. Ma si mette in dei sacchetti di uno che io, di uno che è a fine carriera. Ma ho capito che cosa significa essere a fine carriera che ormai sei da buttare, che nessuno ti vuole più, è, è normale che ti fai un contratto di due anni, cavolo, manca, ma è una cosa. Ovvia, cioè, ma sta gente capara, ma usate chi c'è lato da barricato, capiscono che cosa vuol dire farsi un contratto. Nessuno chiaramente si fa un contratto di sei mesi perché sa che poi se ne deve andare, che ha la pensione. Cioè, ma è una cosa ovvia. Poi chiaramente si sono fatti degli errori, ci mancherebbe, ma ora ecco il senno di poi. Purtroppo l'unica situazione che si deve fare purtroppo è sollevare l'allenatore. ma Avendo un'alternativa e soprattutto avendo i soldi per pagare un altro che prende il posto di Raffaele, perché è chiaro che Raffaele purtroppo ha perso, come si dice, la Trebisonda, eh, eh, non, non sta facendo più quadra niente, la squadra gli sta sfuggendo dalle mani. E salutiamo il nostro amico Domenico, nel frattempo salutiamo anche gli amici di Radio Amore Denso 878, a loro diamo appuntamento. A domani mattina, eh, continuiamo qualche minuto sui social. Uh, Pievo sì, andiamo avanti con altri messaggi. Salutiamo Torino Rossa Azzurra. Terrore eh, più grande di questa società e non aver portato elementi del settore giovanile di Serie A, ovviamente in prestito. Dice Torino Rossa Azzurra, eh, però anche quelli poi li, po poi li, poi li fai essere. giocare o no? Non lo so, e eh, quello è un discorso perché in passato non è stato fatto. Comunque, salutiamo anche Maxi, buongiorno. Mh, Fabio e Anastasio. Eh, a te, al ehm, tuo ospite, niente. Sono Fabio Anastasi. Volevo dire la mia disanima, disamina velocemente. Il Catania era partito, e tutti lo sappiamo, con la rosa che ha. Eh, per un camminato, tra virgolette, tranquillo, poi, ovviamente, arrivando in, al quinto posto, eh, la piazza si è saltata. Ma quello che preoccupa non è tanto il quinto o il settimo posto, secondo me è l'involuzione del gioco. Perché se, se analizziamo le par tre partite, quattro partite fondamentali, sono state quelle che hanno diciamo, fatto capire i limiti grossi del Catania, ma che già conoscevamo, eh, che sono quello del pareggio con la Paganese, poi eh, è la vittoria con la Vibonese con la Bisceglie, poi. C'è stata la partita pareggiata col Bari che sembrava eh, presupporre una, un cambio di marcia, invece diciamo si è andati indietro. E poi, ovviamente, il derby del, con il Palermo, sappiamo com'è finita. E le due partite specialmente di Teramo e questa qua a Cava dei Tirreni. E il non gioco che fa preoccupare i tifosi del Catania, perché fino a quando sappiamo che una squadra mette il cuore, ha eh, dei limiti tecnici, sai, non ce la fa, però si è impegnato. Ma non è sceso il clan in campo. C'è cioè anche per esempio un fatto grave di questa squadra è che non ha un rigorista principale, cose che hanno tutte le squadre. Un abbraccio, ragazzi. Buona giornata, e Salut ti seguo sempre. Salutiamo l'amico Fabio Anastasi e tutti gli amici di Catania Mood. Questa diciamo, è grande nuova esperienza che c'è sì. a livello giornalistico. Tutti amici che stanno facendo veramente benissimo. E eh, saluto anche gli amici della Gang Rossa Azzurra. Che è, io ti invito, caro Piero, ad andare sì. a, a vederla su YouTube perché qualcosa me l'hanno segnalata ieri. Ah, devo bene, dire. Sicuramente lo faremo. E, e saluto anche l'amico Dario Quattrocchi eh, perché si tratta di ragazzini di 11-12 anni, bellissimo. Che, hanno, che stanno facendo una trasmissione simile radiofonica no? su, su youtube che parla del Catania hai visto che bello okay. eh, si chiama la gang rossa azzurra ed è su youtube io vi invito ad andare a vederla e ci sono delle, delle disamine no? delle, considerazioni. delle considerazioni sulle partite, pre partita, post partita <ride> veramente spettacolare e per giunta questi ragazzini parlano anche bene e soprattutto e tifano soprattutto, fanno per il Catania e è no, Juventus, no esatto. Pillinda. E, pomia. Per il Catania. e parlano del Catania. Quindi sono veramente fantastici. e Vi invito a, a, ad andare, a, andare su YouTube perché è un canale YouTube eh, si chiama la Gang Gang Rossa Azzurra. La o la Gang Rossa Azzurro o Gang Rossa, una cosa del genere. L'ho visto ieri. Ho messo, mi sono iscritto al canale, ho messo anche qualche like. Eh, devo dire che cioè, eh, piccoli, piccoli giornalisti, crescono, poi no? magari eh, l'animatore di, di questa iniziativa, magari poi qual qualche volta lo facciamo parlare anche in radio, sì, certo. perché è veramente è un Piero Italia dei nostri <ride> giorni. Diciamo. Cioè, <ride> cioè, <ride> cioè, è un erede. Secondo, di me adesso, secondo me sono più bravo. Me, meglio no, di Piero Italia, ma, <ride> ma non di poco. Va bene, va bene. Salutiamo quest'altro nostro amico che non si firma. Secondo me, l'errore è stato uh, l'invecchiamento della Rosa a gennaio. Si gente giovane con gente vecchia. Avrebbero dovuto tenere esattamente lo stesso organico, senza cessione d'acquisti. Speriamo che questo sia l'ultimo anno di sofferenza, e eh, questo lo spieghiamo tutti. Non ammettere che tutto figlio di un discorso societario è davvero ridicolo. Perché non dirlo? Oppure perché in voi c'è una, una simpatia per questa società che tutti voi comprese portate alle stelle, mentre è una società senza futuro comportatevi come avete fatto con la vecchia società, dite che sono incapaci o forse perché vi danno il pass per le partite. <ride> Mentre Pietro Monaco, neanche l'abbonamento verrebbe fatto entrare no, ver chiarezza. veramente. Vorrei dire a questo nostro amico: non è un amico, che che amico non si firma che per giunta. Non si firma, Ma io, però possiamo eh. dire che io l'abbonamento, Gianfranco Sabella cioè, Mariccio, ce l'avevamo e entravamo. Mh, allora eh? mh, vorrei dire a questo nostro amico: che magari mh, la prossima volta potrebbe anche firmarsi. Okay. Anche se devo dire che abbiamo il numero e anche la foto, quindi, però non riesco a, a, vederlo, a vederlo bene. Che non solo tutti i componenti del. Mh, del, del, uh, tutti gli amici di, di Pianeta Catania che fanno le trasmissioni con noi, sono tutti abbonati e hanno sempre dato storicamente soldi al Catania. Ma giustamente tutti abbonati o in Tribuna B o in ma no, chi dice o, che Pietro la Monaca non ci avrebbe fatto entrare no, neanche con l'abbonamento. No, che entravamo non, non solo <ride> entravamo. Il, il, il sottoscritto entrava anche con Pietro la Monaca esatto. uh, Perché uh, il lavoro del giornalista è, un, è sacro, esatto. indipendentemente dalla. Dalla, dalla simpatia o antipatia per questo o quel, quindi questo è un messaggio eh, che io definirei eh, terrificante. Che non merita risposta. Va bene? Andiamo avanti. Sappiamo che modulo utilizza Baldini? Ci dice Lorenzo? No, no, lo sappiamo. No, eh, sì, lo sappiamo, lo sappiamo. Oddio, il giardiniere mi ha detto. <ride> Che utilizza il 4-3-3 o ecco. oh, ehm. il 4-2-3-1. Mi piacerebbe questa cosa. Devo essere sincero, <ride> però posso essere sincero anch'io. Eh, sì. eh, non è che. Mister Raffaele a un certo punto sia diventato. Secondo me, è un buon, è un un buon, buon masochista, è un buon tecnico di categoria. Quando ti dice che senza Silvestri e, e Tonucci, la difesa 4 potrebbe avere. Qualche, problem qualche problema, probabilmente ha ragione perché sono giocatori un po' lenti. Clayton, Clayton lenti, e, lenti e avanti con gli anni: no? Clayton ha 38 anni, Josa ha 38 anni, mm. eh, Sales ne ha 32-33. Sono giocatori che non hanno fatto bene fino a questo momento, a parte Clayton, e hanno, e hanno uh, poca mobilità. Quindi, una difesa a 4, probabilmente ci vorrebbero veramente i Silvestri e i Tonucci per poter. Per poterla strutturare, però, detto questo, posso essere sincero, contro la Turris eh, la difesa a 4 con Max Licari e Piero Italia centrali, probabilmente sarebbe bastata. E infatti, nel secondo tempo è bastata, perché quelli. Eh, o oh no, sto, sto sbagliando. Ma direi che uno, magari contro il Bari, una non, Contro il Bari, non basta, contro la Termano. Non basta. Ma me non divertivo, non l'ho mai fatto. Il difensore, penso che poteva no, contro l'Avellino <ride> magari non basta. No però contro la Turris, contro la Paganese, contro il Teramo fosse basta sì, Penso eh, di no, sì. non lo so, ho questa impressione io ho la magari, impressione. magari. Vabbè, eh, andiamo ancora avanti. C'è un fans, eh, anzi un fan e di Antonio, Antonio. Busetta Antonio Antonio tutto fuori controllo, i giocatori se così fosse stanno producendo danni ulteriori alla società, vanno individuati e messi fuori rosa. Busetta forever. Eh. Salutiamo Gaetano. Buongiorno Piero. Max, buongiorno Piero. Scusate, posso farvi una domanda? Magari l'avete detto, però vi ho sentito a tratti, ma da ignorante, eh? sono Gaetano. Ma com'è possibile che Tacopina possa mettere quasi un milione di euro o comunque una bella cifra per gli stipendi? Per pagare gli F24 per il Catania e non abbia voluto mettere neanche un centesimo a gennaio per fare un mercato più dignitoso e non quei quattro scappati di casa che abbiamo preso? Grazie. Perché a quanto pare è un qualcosa che, diciamo, si, si è sviluppato dopo il preliminare che è stato esatto, fermato. Il preliminare è stato firmato dopo? No? È stato firmato dopo. Sì. Dopo gennaio? No, ah, durante il mercato di gennaio non si poteva fare assolutamente no. nulla. Salutiamo Angelo della Tribuna B, probabilmente alla luce dei fatti che la squadra sia questa e la cosa straordinaria sia stata il rendimento di un mese che fa uh, che aveva fatto aumentare le aspettative, dice Angelo della Tribuna B. Nel frattempo, B. ovviamente, la nostra diretta Facebook è crasciata, quindi siamo solo su YouTube. Siamo solo su YouTube in Per chi momento. volesse ci può seguire lì. Salutiamo Vito che ci dice che eh, Rai 3 stamattina ha detto che Raffaele è stato esonerato e stanno trattando con Ma no, ma Carabin. non è ufficiale, non è ufficiale, no. quindi non lo possiamo dare come ufficiale, ragazzi, perché non è arrivato nessun comunicato da parte della società. Poi magari se è arrivato in questo io controllo, se è arrivato in questo momento, però non penso. Salutiamo Salvo Tribuna B, da un mese dalla fine del campionato ha senso cambiare allenatore, ha pensato che il nuovo possa fare tutto questo, possa avere tutto questo tempo? Certo, c'è da ricordare che abbiamo due allenatori in casa che conoscono tutti, questo è il messaggio di Salvo della Tribuna B. Sentiamo quest'altro vocal. Ma a parte eh, l'approccio sbagliato quasi sempre di ogni partita, io penso che cambiare... Diversi moduli all'interno della stessa, non, non dà certezze ai giocatori. Mi sembrano smarriti più che svogliati. E questo è il mio appunto da fare quindi e lì è la mano dell'allenatore. Quindi mi dispiace per Raffaele, ma per me ha fallito. Maurizio da Udine. Salutiamo il nostro amico Maurizio da Udine, salutiamo anche Lorenzo. Maurizio, sì, salutiamo anche Lorenzo. Facciamo un appello per eliminare questa orribile maglia gialla da trasferta che porta molto male, io sono d'accordo con lui. Ah, non ti piace questa no, maglia gialla? No, come mai non si è giocato con le belle maglie bianche? Eh, eh, però Ma ci appigliamo a tutto, Piero. salutiamo anche Bruno Marchese, il grande Bruno. Eh, purtroppo siamo arrivati alla frutta, il rischio di uscire dai playoff è palese, ma il vero problema è finire le partite con la mano in bocca. È una Arrabbiatura che dura da far passare, finiamo questo campionato con dignità e speriamo di poter programmare il prima possibile il prossimo, con chiunque sia al vertice societario. Ancora un altro vocale: buongiorno, Max. Buongiorno, Piero. Eh, io sono Tito. E avevo mandato un messaggio qualche partita fa. Comunque, mi eh, vado dalla partita di ieri. La sconfitta di ieri è stata veramente addolorante anche perché pare ogni volta che Catania si era com, come si suol dire la squadra resuscita morti cioè perché la duris veniva da 13 partite consecutive che prendeva il gol e proprio quando noi non ha preso il gol e hanno, hanno vinto cioè hanno ottenuto proprio quello che meglio potevano ottenere da noi e, purtroppo da tifoso sono molto amareggiato ora penso che il tecnico verrà cambiato e speriamo che comunque questo crossing con Dagovina si faccia alla fine e che l'anno prossimo mh, si possa fare in intendo concludere bene nella mia maniera quello di quest'anno e, e quello dell'anno prossimo. Poi se, se si fa la cosa con tanta io spero di sì, invertire la rotta e lottare per qualcosa di molto più importante. Quindi speriamo bene. Eh... Salutiamo il nostro amico Tito. Salutiamo anche Buongiorno il Piero, buongiorno Max. Eh, e allora, amarezza, molto amarezza, credo che si sia toccato il fondo. E beh, ormai a questo punto una soluzione drastica bisogna effettuarla. Che dici? Eh, io sinceramente. È forse un controproducente, forse non è controproducente, ma la squadra ha dimostrato di avere bisogno di Completamente messi sotto una guana turris, che non vinceva da non so quanto. È vero. Qualcuno dice: Siamo bravi a fare risuscitare i morti. Piccolo in condizione che scende in campo, ma comunque, io direi: Una soluzione interna con Guerrini non è possibile. Si parla già di altri allenatori. No, e la soluzione tecnica con Guerini abbiamo capito che non, non viene presa in considerazione. No, a quanto pare no, no. Eh, quindi vedremo, vedremo. Si parla di Baldini, dovrebbe essere lui il nuovo allenatore del Catania. Salutiamo Cicciolippo, Lippo dappertutto. Ce l'ho nascosta visto che questa squadra non ha dato per parecchie settimane il cambio di allenatore. Ci vuole anche Se Raffaele non ha tutte le colpe. Questi siamo giocatori mediocri da Serie C, Baldino, un altro, finire con dignità, forza. Cozza, Rosata, forza. Catania. Poi li metterei tutti, eh, tutta la settimana a tirare e imparare. Eh, come si tirano i calci di ricordi? C'è il nostro amico. Salutiamo Memmo in panchina giocatori come Tolucci, come... Mimmo ha mandato dei messaggi. Sì, messi... vabbè, probabilmente questo qua è quello. che Ciao, Max. Andare, ciao, Piero. Ecco. Sì, Guerini, secondo me è la scelta giusta perché tanti conosce a tutti, sape come succuminate. Casomai in alternativa, che so, un Gagliardi in <ride> vecchia maniera, o oh no, io si porta poi a Palatania quindi la stiamo perdendo. Dire. Oh, non lo so, un Simonelli, qualcosa di questo tipo. O oh, si scherza. No, sta scherzando no, male. No, non ho sentito tempo. male. <ride> eh, salutiamo Piero. Eh, Dice: Buongiorno, purtroppo il centro sportivo per la dimensione della Serie C, la storia del Calcio Latania per tanti giocatori è il punto d'arrivo. Non do nessuna colpa alla società. Tra mille difficoltà, l'hanno rimesso in gareggiata una, una società ridotta al fallimento. Purtroppo, sono i giocatori che scendono in campo. Il Trapani andò in B, senza società e senza stipendi. e eh, Questo è vero, è vero. Eh, Gianluca parla, di eh, sì, Marzo, come quasi perfatto, sì, però, non è ufficiale. Non è ufficiale non è, non ci sono Gianluca di Mazzo ecco, eh. non è il sito ufficiale esatto. del Catania. Eh, però ovviamente è un sito è che, che, che riporta delle notizie di mercato importanti, quindi. Salutiamo Claudio Di Salvo, dice del buongiorno, Mazeman che la squadra è costruita per il 3-4-3, come lo vedreste? Comunque non dare peso alla gente che l'altro professionista ah non beh, si discute. No, ma figuro, la sono una cosa, Claudio, saluto l'amico Claudio, Mazeman Zeman mh, non lo so, cioè, se prende una squadra in corsa... Eh, non lo so poi ci hanno mandato la, questa Ma famosa orso, foto sì, questa, questo, questo diciamo cos'è via Garibaldi eh, un'opera d'arte, un la, la famosa macchina sì, eh, catenica, città di via Garibaldi sì, no, eh, gettata nella spazzatura no? eh, beh, non c'era altro posto dove metterla quindi messa insomma. a testa sutta sì, e per, per il... all'aria <ride> buongiorno scusate secondo me invece il rigore non c'era lo sbagliamo magari grazie e buongiorno eh, non sappiamo chi, è, chi sia questo nostro amico. Eh, eh, non c'è la firma. È vero che probabilmente è stato un po' generosa la digitale, però ce n'era forse uno prima su Sarao eh, che non è stato sì. concesso. Bisogna dire le cose come stanno. Ma quello su Sarao, secondo me, era, era netto. Comunque, era la responsabilità di tutto questo, secondo me, comunque è del nostro amico che non ci manda più il mantra. No, ieri l'abbiamo mandato. L'ha mandato? mandato? Ah, ieri non l'ho sentito. Mandato. Allora, ne, non ci possiamo no, appiare ne, neanche, ne neanche, neanche questo. Nemmeno il mantra. E poi, riuscì, poi è entrato anche Mariano. Eh, però non, 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 siamo... non, non ha avuto l'effetto sperato. Giovanni Marra scrive che, secondo lui, l'organico del Catania è da quarto posto. E quindi la colpa ovviamente è dell'allenatore, no? Piego, quindi eh, dice, dice il manico, il modulo che ha mostrato nettamente i limiti strutturali. Eh, eh, vale Marco Bertolo, cerco di vedere il buono anche quando non ci sta. Dal derby in poi il giocatore ed allenatore è come se avessero tradito e offeso la eh, tifoseria, ma più che altro. Mh, Piero, c'è stato un calo fisico tremendo, fisico e mentale tremendo. Ma è, è una, una serie di combinazioni, secondo me, che portano a questo risultato. Non, non è solo il calo fisico, sono le scelte dell'allenatore, sono le condizioni di alcuni giocatori, sono tutta una serie di combinazioni. Che il risultato è questo, quindi le responsabilità sono, sono diverse. Non, chiaramente non è che come dicevamo prima, c'è un capo espiatorio quando si perde, si perde. In tutti, tutti insieme si perde tutti insieme si vince Quindi in questo caso eh, le disamine è, è semplicistico dire l'allenatore scelta l'allenatore poi in campo ci vanno i giocatori e i giocatori francamente da un po' di settimana a questa parte non è che abbiano convinto molto salutiamo il nostro amico Vincenzo Finocchiaro che dice che senso ha cambiare l'allenatore quando mancano sette partite al termine eh, Vincenzo eh. fa un altro tipo di disamine. potrebbe però il discorso è che sembrerebbe che eh, non, non abbia più lo stesso appeal l'allenatore eh, Davide Villaggio Piero va benissimo il programma ma l'atteggiamento in campo no, ad Avellino sono in festa perché sanno già di venire a Catania a prenderci a pallonate, Catania e i tifosi non meritano questo mi spiace, sono d'accordo con te Davide eh, il programma, l'abbiamo detto il programma va rispettato ma l'atteggiamento no, salutiamo con grande effetto Graziano Villardita eh, è da ieri che ho la testa sotto il rubinetto con l'acqua fredda per ragionare a mente fredda, ma non ci ha fatto più, Vabbè, ragione. <ride> e non è fatto. Salvo Dalena, Antonio Spina, Clemente Panebianco, Andrea Strano, Giovanni Cordovana, eh, Livio Sorbello, Grazia Leanza, Luca Verdone, eh, Marco. Tutti, tutti coloro che hanno, che salvo Greco. Salutiamo salvo Greco. Che, Secondo lui dice, la scelta di Baldini è la migliore, visto la sua esperienza con i giovani. No, ovviamente è, è ironico perché il Catania è una scuola <ride> molto anziana. <no? ride> eh, Carlo D'Arrigo dice che questi pseudogiocatori devono indossare la maglia gialla fino a fine stagione perché l'hanno disonorata. Eh, va bene. Eh, salutiamo anche Giuseppe Russo, John Brad. Alessandro Cataliotti che dice che a Raffaele quest'anno critica solo la mancanza di un gioco divertente perché poi le, le aspettative erano quelle, quelle che erano salutiamo anche gli amici di Youtube Gigi Swox, Raffaele non c'entra nulla, il tecnico eh, vi siete fissati con l'allenatore, il problema sono i calciatori, dice Gigi Swox Carmelo Scali dice ma dove sono quelli che dichiarano se la Sigi salva il Catania mi faccio l'abbonamento oscuro salutiamo anche Francesco Fortuna eh, eh, che dice che l'ufficialità del, del, del milione di euro, stata, ma, ma perché facciamo sempre queste, queste, queste polemiche dov'è l'ufficialità di questo mio? Machili? noi abbiamo detto che è una, una, una notizia che non è stata smentita e che, e che è stata data da fonti, è stata data prima dagli amici di Unica Sport e poi è stata ripresa anche da altre testate anche a livello nazionale e che non è stata smentita noi non è che parliamo di, di notizie ufficiali, noi parliamo di notizie che abbiano una, una valenza, no? Basta. Ma perché dobbiamo fare sempre, sempre polemiche? Io, io, io veramente, Piero, non riesco a comprare. Perché si debba fare sempre polemica su tutto. Cioè, è. è perché è, è, il sale, è il sale della vita. No. <ride> eh questa storia che il Mercato di Gennaio è stato fatto con la Valle di Agugino è uscito solo oggi, no? Francesco Fortuna, se tu vai indietro con le nostre trasmissioni durante il Mercato di Gennaio lo abbiamo ripetuto 177.000 volte, caro Francesco. 177.000 volte. Quindi se tu, hai, se tu non hai ascoltato non è colpa nostra. Però prima di dire che è uscito solo oggi, documentati. Vabbè, facciamo una cosa. Io comprendo, comprendo tutto, caro Piero. Siamo arrabbiati, dobbiamo, dobbiamo, mm. dobbiamo assolutamente chiudere. Sì. Anche se sinceramente lo, lo dico con molta eh, anche serenità, no? eh, è difficile, ma la, la troviamo. È, diventa sempre più difficile. Eh, poter portare avanti le trasmissioni che riguardino il Catania, no? E noi siamo stati i primi a farlo tantissimi anni fa. I primi a farlo tantissimi anni fa, poi sono venute eh, fuori anche le altre che sono tutte ottime trasmissioni. Eh, è sempre più difficile portare avanti questo tipo di percorso che abbiamo iniziato insieme eh, 18 anni fa. È sempre più difficile e genera una stanchezza che potrebbe portare a. Situazioni che, <ride> che magari poi qualcuno ripensandoci a posteriori dice: ma, ma forse era meglio prima, ci siamo? Però detto questo, io direi di chiudere. Eh, per stamattina. Per stamattina. stamattina, 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 stamattina chiudiamo eh, L'elmetto ce lo siamo messi, sì. e quindi non, non c'è niente da fare perché, perché cercare di far ragionare quando eh, si è a caldo, no? E la pancia dopo eh, non, non è facile ce ne rendiamo conto il calcio purtroppo anche eh, queste di là. Non, non accettiamo solamente la cattiveria ok oh, quella no quella, eh, quella, quella, quella no quella, quella è un altro discorso la cattiveria è i troll come, come nel caso per esempio del muro di calciocatane.com quello, quello, quello non è accettabile ma siccome sono storici uno ci passa. Ci passa Poi sempre. le considerazioni fatte per amore, diciamo, quelle sono un'altra storia. No? Quelle, sì, sì, assolutamente. Quelle, il rammarico, il dispiacere è un'altra storia. Va bene, saluto anche bene. il nostro amico Marco69 sul muro di calciolata.com che scrive una cosa vera. Dice, quelli che vogliono la testa di Pellegrino, di Guirini, Raffaele, sono gli stessi che volevano lapidare Lucarelli, Sottil, e che al momento giusto scriveranno Yankee Go Home. Scrivendo che loro lo sapevano e l'avevano detto, <ride> e purtroppo, sì, no, questa, questo, no? purtroppo, questa è una grande verità. È una grande verità che ormai conosciamo. Il gioco tempo. è questo, no? gioco quello è questo. di. Poi se, se sbagli, diciamo, le tue considerazioni, passa in cavalleria. Se no, se la indovini, l'avevi detto. Eh, va bene, e va bene, sei eh, stato profeta in patria. Andiamo a casa, anzi, no, in questo caso, a lavorare, a lavorare. Un saluto, un saluto da parte di Max Licari <ride> e da parte di Piero Italia. Sì. E non dimenticatelo mai sempre, irresistibilmente sempre, forza Catania. Pianeta Catania, Pianeta Catania. la voce della passione rosso-azzurra. Cerchi un mutuo per comprare casa? Necessiti di liquidità per ristrutturarla? Nessun problema! Affidati al consulente del credito Salvatore Platania, un professionista che da oltre 15 anni opera nel settore creditizio. Grazie alla convenzione con i principali istituti di credito sarai accompagnato nella scelta del prodotto di finanziamento più adatto alle tue esigenze. Chiedi una consulenza gratuita allo 095 61 41 916 o 340 28 68 612. Lo trovi a Sant'Agata Libattiati presso la Agenzia Chiron all'interno della Galleria Bellini in Via del Bosco 16D. Agente regolarmente iscritto all'organismo OAM tramite agenzia di mediazione creditizia con numero M39. Sono i dettagli che fanno la differenza. Sono i che fanno la differenza. Non privarti della privata, per il tuo benessere visivo. Ti aspettiamo in Vietne a 81 a Catania. Ottica Italia. Ottica Italia. Se cambi il modo di vedere le cose, le cose che vedi cambiano. Pianeta Catania, Pianeta Catania, la voce della passione rosso-azzurra.